Inizio registrazione. Partita la registrazione anche da me. Quindi Partite. buongiorno a tutti, buongiorno a Eros Poeta, con cui Buongiorno a siamo. Tutti e buongiorno a Davide, esatto. Esatto. E siamo qui oggi per un nuovo incontro, che per voi è il secondo incontro tra me ed Eros, tra Eros e me, e in realtà sarebbe il terzo incontro, perché cosa è successo, Eros, la volta scorsa? Beh, è successo che abbiamo usato StreamYard, ma ci ha tirato uno sgambetto, quindi dopo due ore di fluido e avvincente scambio, non c'era la registrazione. Non ha salvato niente, simpaticissimo. E noi che siamo molto taoisti ovviamente non abbiamo fatto una piega. Ah, ma no, certo, evidentemente doveva andare così per qualche ragione. Non ho scainato con tutti quelli che avevo vicino, per esempio. Non ho spaccato il vetro del tavolo per rabbia. No, vabbè, ovviamente comunque è andata bene. Era un bel argomento, no, Davide, quello che abbiamo affrontato la volta scorsa. Magari lo riprenderemo, però, sai, ripetere una cosa... quella è una cosa strana. Questo potrebbe essere un altro argomento. Perché? Se faccio un vocale e mi si rovina il vocale, lo perdo, al secondo vocale il vocale è completamente diverso? Guarda, io avevo capito questa cosa, mi ero già interrogato in questa cosa quando facevo i temi al liceo, ok? E mi ero reso conto che io scrivevo tutto il tema, quando lo dovevo ricopiare in bella, mi annoiava talmente tanto ricopiarlo che lo cambiavo peggiorandolo, ok? Perché magari ci avevo riflettuto, lì invece andavo di corsa che mancava troppo poco tempo e quindi cambiavo delle cose. Poi mi venivano segnalati certi errori, certe cose che non funzionavano, andavo a riprendere la brutta e dicevo, ma cazzo, ma io l'avevo. Quindi evidentemente è una maledizione quella della ripetizione. Sì, alla sì, fine sì. Le macchine ripetono nello stesso modo, no? Sì. Le macchine ripetono sempre uguale, vedi, questo può essere magari anche l'apertura del nostro grosso, immenso, epico, cosmico discorso che oggi andremo ad affrontare, dove scopriremo la verità. La natura di Dio e... molto, molto di più. Però ecco, mi veniva in mente che anch'io con i temi avevo un rapporto di quel tipo, al punto che molto rapidamente imponevo alle mie insegnanti di non rompermi le palle e io non gliela facevo la bella. Ah, ok, fantastico, meraviglioso. Scrivevo bene perché non c'erano cancellature, sono arrivato a fare il tema senza cancellature, quindi per me è anche un esercizio mentale di scrivere una cosa definitiva, non scriverla, poi cambiarla. Perché poi anche questa cosa mi era sempre piaciuta relativamente, no? Sembra che forse perché vengo dall'artistico, e all'artistico quando inizi a disegnare una cosa che capisci subito che è meglio che la gomma la butti, per imparare è meglio che la butti, perché finché hai questo jolly che puoi fare undo, no? Puoi tornare indietro, capito? Non funzionava molto, come se una parte di noi, di me, rimanesse un po' pigra, tipo vabbè, tanto poi se voglio lo cancello. Ok, quindi sì, meno attenta nel senso nel momento. Sì, meno assoluto il momento, quindi non era più una costante quell'istante, ma diventava anche una variabile perché potevo cambiare. Certo. E quindi che mi viene di pensare a quelle persone che magari ti dicono una cosa e poi si sentono anche liberi di rinnegare completamente quello che hanno detto e dirlo in un altro modo. E dico, non sarà che tu usi un po' troppo... Switch indietro, dici. Tipico della politica, se ci pensi, no? Dico, smentisco, dico, smentisco, dico, smentisco. Anche se ha un valore, dico, smentisco, perché abitua l'interlocutore ad ascoltare certe cose. Io posso dire, esistono i marziani, poi dico, no, mi avete frainteso, ma intanto il messaggio marziani passa, ok? Quindi è anche una strategia di abitudine, no? Il grande sistema di rendere una cosa più accettabile, cominciare a dirtela come una stupidaggine, in modo che però intanto tu sei abituato ad ascoltarla, fino a che a un certo punto poi non ti dico, ma no, me l'aveva sempre detto che è così, cosa stai dicendo? Cioè, lo vedo con incredibile, con le scie chiniche, ok? 20 anni fa sul web c'erano i concetti relativi alle scie chiniche, c'erano dei pazzi, e tutti dicevano, sono tutti pazzi quelli che pensano una roba del genere. Leggevo l'altro giorno, ma no, è normale, è una cosa che facciamo sempre, seminare le nuvole. Ma come? La fate sempre? Avete detto per 20 anni che erano dei minchioni quelli che... Io non ho idea se esistano o non esistano, eccetera. Però
noto questa, questa divergenza, no? Per anni è stato, no, non ha nessun senso, questa cosa è una cosa folle, e poi no, vabbè, l'abbiamo sempre detto, cosa stiamo... No, sai cos'è questa riflessione molto ampia, perché, vabbè, intanto volevo citare un aspetto, un caso, un aneddoto di tanti anni fa, che avevo una startup che si occupava di diritto digitale su internet, e allora avevo anche creato una, un osservatorio delle fake news con un mio collaboratore che si occupava di andare a cercare tutte le notizie, andare a vedere cosa fosse questo fenomeno che era teoricamente appena uscito, e mi ricordo che era, anche tutti i giornali riportavano un po' questa cosa, cioè che la smentita circola 6 volte meno della notizia. Quindi poi nessuno, cioè questi numeri che piacciono tanto alla mente informatica, però noi da osservatorio abbiamo fatto varie osservazioni, da osservatori, osservavamo e gli abbiamo detto scusa, sì, ma però qui siamo in un mondo che è fatto di virale, quindi cosa vuol dire 6 volte di più? Cioè stai parlando di numero finale, di come si è diffusa o di quante volte viene condivisa, quella è stata condivisa 6 volte, questa solo una, cioè e l'engagement che stai misurando, secondo me poi è, diciamo, una scienza abbastanza conosciuta, quella del marketing, del virale, di tutte queste cose, che poi d'un tratto, quando veniva riportata la notizia, non teneva conto di come funzionava il web, tant'è che altri misuratori molto più attenti parlavano forse di 100 volte meno, non 6 volte meno, 6 volte meno, vabbè, accettabile. Se anche solo prendi 2 notizie nel Corriere, può darsi che una circola 10 volte di più dell'altra. Cioè non, quelle sono misure che non hanno a che fare con un fenomeno oggettivo e massivo, ma semplicemente con quanta fortuna ha avuto, quanto è stato iniettato di soldi per farlo circolare nel virale. Certo. Ecco, chiaramente questo è un altro aspetto che loro non, ovviamente mascheravano, perché uno dice, scusami, se io ho investito 10.000 euro per far circolare questa fake news e poi non investo niente per far circolare la smentita che faccio, allora, scusami, ma del puccio. E quindi scattava immediatamente la logica del crimine, cioè del dolo. Lo stai facendo apposta. Non è che circolano meno, è che la fake news viene messa a livello strumentale per rincoglionirti e dietro gli interessi che ci sono cacciano il portafoglio e la fanno circolare di più. Mentre invece la smentita gli dà solo fastidio, sono obbligati a farla e la buttano lì, il giorno dopo non c'è più. Esatto. Ok, che questa era proprio la quotidianità del blog di Beppe Grillo, di cui conoscevo sì, tecnici sì, sì. E mi avevo conosciuto, penso, uno sviluppatore che addirittura mi raccontava, cioè vedere tutta la directory, lui col suo amichetto nel garage in Calabria, prima che diventasse un grande sviluppatore della Nintendo, guadagnasse 20.000 euro al mese, quando l'ho conosciuto, 2 anni, 3 anni prima, lavoravano facendo i delinquenti, perché per conto dell'agenzia di marketing loro creavano le fake news a chili e si divertivano pure, che bello, guarda adesso gli diciamo il verme sul marciapiede gigante, qualsiasi cavolata, no? E lui mi faceva vedere con orgoglio tutte queste fake news che aveva creato e mi diceva che in un mese il blog di Beppe Grillo, agganciando il suo marketing alle fake news che faceva lui stesso, che circolavano moltissimo, faceva circa 4 milioni al mese. Porca zozza. Facendo questa cosa. E ovviamente erano tecniche istruite dal papino, da Roberto Casaleggio. Che certo, era, certo, certo. Era esperto, no? E, vabbè, non ci mettiamo a parlare di cose più. Sì, divaghiamo troppo. Già ci hanno detto divagate troppo, si capisce poco, eccetera. Quindi oggi abbiamo deciso di prendere un argomento e dire almeno abbiamo una boa in cui, su cui girare intorno, a cui girare intorno, e l'argomento di oggi è, dillo tu Eros, che l'hai proposto tu, per cui è la tua paternità. Sì, no, perché siamo scambiati un po' di possibilità e più avanti poi magari parleremo anche del perché, quando si manda un vocale lo perdi. Dopo, però magari un altro argomento, perché secondo me è grosso come argomento questo qui. Potrebbe. E tra tanti argomenti carini, questo qua ci sembrava molto centrale, molto attuale, e anche che meritasse veramente un approfondimento, perché collega in qualche modo 2 mondi, cioè il mondo del materialista puro, se vogliamo, che sta spingendo, sta sostenendo la corsa verso l'intelligenza artificiale, e quello, se vogliamo, dello spiritualista, che si può racchiudere nel concetto di Dio, cioè... magari a seconda della latitudine, il buddista non è che dice... Il buddista è ateo, no? Per esempio, però
ha un suo concetto di Dio inteso in senso più vasto. Sì, come coscienza, via, mettiamola così. Quindi tutti hanno più o meno un'idea di Dio e noi adesso insieme a Davide proviamo a capire un attimino che cosa differisce, perché a mio avviso nel percepito comune l'intelligenza artificiale e Dio paiono, anche se in maniera puerile, ok, nel suo, probabilmente nel suo significato più banale, però sembrano praticamente sovrapponibili. Quindi il titolo meno è Intelligenza artificiale e Dio, trova le differenze. Okay. Partiamo dalla prima, partiamo dal semplice. Allora, ragioniamoci così, al di là che appunto, come dicevi tu, ogni cultura ha un'idea di Dio, che poi noi diciamo no, ma il Dio è sempre lo stesso, nel senso, cioè a seconda delle definizioni, delle declinazioni, in realtà è molto molto differente questo concetto di Dio. Però immaginiamo, partiamo dal vicini alla nostra idea occidentale di che cos'è un Dio, e diremo che un Dio è un creatore di mondi, ok? Cioè il Dio è il Dio che crea, e in questo, se vogliamo, l'intelligenza artificiale ha sia la possibilità, dicevamo, il discorso che facevamo prima, le fake news e tanti altri sistemi, di intervenire come creatore, o meglio come modificatore del mondo reale. Cioè io posso appunto passare un'informazione di un certo tipo e questa informazione cambia la struttura e il modo di ragionare delle persone, e di conseguenza cambia poi la loro realtà e la realtà collettiva, quindi in questo senso un modificatore. Ma se invece volessimo pensare al modello Matrix, per capirci velocemente, cioè il modello in cui un'intelligenza artificiale generi il mondo in cui poi una persona decida o meno di vivere, allora lì c'è praticamente una sovrapposizione, nel senso, noi pensiamo che Dio muova i fili del mondo, e se la pensiamo in questo modo qui e pensiamo a un mondo virtuale, beh, l'intelligenza artificiale fa la stessa cosa. Quindi da un certo punto di vista, e da questo punto di vista, sono molto simili. Ecco, queste sì, sono le basi di partenza, diciamo, come concetto, e da lì, per esempio, come hai detto tu, no? Se Dio è inteso come una cosa, un'entità, un assoluto, una forza, un'immanenza che ha creato il creato, si chiama creato, cioè se no l'ha creato, chi l'ha creato? Cioè prima il creato comprende però anche il mistero dell'uomo, cioè l'uomo è parte del creato. Poi ci sono le regole del creato che ovviamente ha fatto il creatore, che comprendono anche le regole interiori, biologiche, psicologiche, estensivamente persino la possibilità di ascesa interiore è ancora stata predeterminata in qualche modo da un creatore. Dall'altra parte noi ci trovavamo invece, se non ricordo esattamente il termine, come si chiama, antropologico, però cioè, uno è il creazionismo, se non sbaglio. Ok. Ok, però se io non mi ricordo se è il determinismo, così poi sicuramente qualche nostro spettatore molto più Sì. colto ci farà i suoi commenti dicendo che come si chiama, e che è invece una cultura che dice che noi siamo sostanzialmente dei budelli digerenti nelle macchine all'interno di un macchinario che è il creato, dove le cose accadono secondo leggi meccaniche, che per quanto complesse tu le decodifichi, alla fine scopri come funziona tutta questa macchina, e che in qualche modo la vita appare come risultato di un banale quasi del caso, cioè non sarebbe neanche escludersi a questo punto, in questa mentalità alternativa, che la vita si sia formata per una casualità, come capita Ah, spesso. beh, la formazione, credo che in qualche modo faccia parte del materialismo, no? Cioè l'idea che caso più leggi di natura, anche se potremmo discutere su questa cosa, ma comunque caso più leggi di natura uguale vita, ok? Certo, Quindi. quindi questo già mi è interessante, perché da quel lato lì, dove c'è anche l'intelligenza artificiale appare quasi come ovvia, come conseguenza, come risultato di quel tipo di pensiero. Perché di fatto, se la questione è, per esempio, no, pensiamo anche a fare la cosa giusta, secondo, diciamo, qualunque religione, o ha dei dogmi, questa Sì. Fai religione, e ti dice già direttamente cosa ha detto Dio, questo, non fare fatto. quell'altro.
Ecco, oppure dovresti, qualche regione ti dice devi scoprirlo tu da dentro, qualificandoti spiritualmente, piano piano riuscirai a farti un'idea di questa. Invece dall'altra parte, no, nel senso, dall'altra parte noi ci troviamo in una posizione di, perché per partire con l'intelligenza artificiale noi dobbiamo ammettere che noi come individui singolarmente non siamo all'altezza di rispondere alle domande filosofiche di base. Sì. Ok, quindi da un lato noi diciamo esiste un ente che ha determinato tutta questa realtà, in tutte le sue parti, persino le più misteriose e sfuggenti, con infinite leggi complessissime che non abbiamo capito, perché per esempio noi ci troviamo in una fase scientifica attuale dove non sappiamo neanche a che cosa serve e come funziona il sonno. Perfettamente d'accordo. Senza parlare di come funziona la sessualità, eccetera. Però il nostro stile, dal lato materialistico, era la sessualità, per esempio, no, la sessualità è godertela, ok? Quindi inizia ad asportare, per esempio, le ovaie, così non è più il problema della gravidanza. Dalla parte di Dio, invece, c'era l'interpretazione di Dio, che diceva la sessualità serve a riprodurti, serve a quell'altro e tante altre osservazioni che però non nessuno dei due sostanzialmente implica una coscienza individuale, cioè dell'individuo stesso, tu, io, ha una coscienza del fenomeno più o meno profonda, non la contempla, no? Forse nel taoismo, per esempio, la parte sessuale è stata parecchio approfondita in moltissimi aspetti, certo, più interessanti che la scienza materialistica, di sicuro. Però anche lì uno dice, ma se io vado, come hai detto tu, in un mondo dove l'intelligenza artificiale fa delle cose, decide non solo di, non lo so, i flussi di traffico, dove mettere il semaforo rosso e verde, ma arriva tranquillamente a reingegnerizzare la natura del corpo, cioè interferendo sul sistema endocrino e anche persino sulla genetica. Sì. Che la genetica ricorda molto generazione, generare, creare. Ok, quindi come dire, e alcuni l'hanno anche detto, che nella genetica vi sono anche i codici del karma, per esempio, in certe culture. Ok, così. Certo, certo. Quindi se tu la guardi da materialista potresti dire c'è questo gene che ti fa rischiare di avere un tumore. Toglitelo. Spirituale dicono tu hai un karma che se non sei attento ti potrebbe venire una malattia, un tumore. Però la vedono, il materialista dice beh togliamolo. Altero la genetica, sovverto dunque la legge dell'altro lato, cioè di qua c'è un creatore, ha buttato giù delle leggi a cui tutti siamo soggetti e non conosciamo niente di tutta questa funzione, certo. Un cavolo, neanche il sonno, ma diciamo, senti, se noi però creiamo un altro creatore assoluto, perché che cos'ha di particolare Dio? È per esempio onnisciente, sì. Sa tutto, sì. È omnipresente. È da tutte le parti. Cos'è che stanno facendo con l'intelligenza artificiale? Io ne discutevo, no? Perché alla base il problema è etico. Cioè, molti dicono che l'intelligenza artificiale viene programmata con un'etica di base. Cioè, quale? Togliamo il fatto che voglio discutere. Ti rendi conto se lo chiediamo alla von der Leyen di mettere i criteri etici o magari lo chiediamo a Israele? Così. Quali sarebbero questi criteri etici? Poi partendo dall'idea che ognuno ha le sue intelligenze artificiali, ognuno metterà i suoi criteri etici, nel mio secondo me tu devi morire, nel suo secondo io devo morire, l'intelligenza artificiale diventano le armi da guerra. No, non si capisce come uscire dal fatto che comunque chi inserisce il criterio etico, cioè il criterio assoluto, è comunque una persona che a quanto pare ufficialmente, ammettiamo, non sia in grado di capire cosa sia l'etica. Perché stiamo appunto creando un'intelligenza artificiale che risponda a lei a queste domande. Quindi tu ti rendi conto di quant'è un ragionamento circolare questo qui? Ma secondo me c'è anche da osservare un aspetto. Io l'ho visto, c'è un bel documentario su AlphaGo, non so se l'hai mai visto, che è un'applicazione, credo, sviluppata, un'intelligenza artificiale sviluppata da Google per giocare a Go, che è la specie di scacchi cinese, che comunque è un sistema, un gioco molto semplice in realtà, ma che ha, non mi ricordo se 12 volte le combinazioni possibili degli scacchi, cioè molto più complesso come possibilità, anche se in realtà è banalissimo a vedersi,
E quindi hanno creato questa intelligenza artificiale, l'hanno fatta scontrare con il campione europeo di Go, 5-0 secco per l'IA, poi hanno detto no, vabbè, allora pigliamo il campione del mondo, un coreano, se non ricordo male, e in Oriente questa cosa è stata tipo la finale dei mondiali per noi, cioè è stato un momento importantissimo, come se tu vedessi, che ne so, la squadra più forte del mondo di calcio, mettiamola così, e scontrarsi contro l'IA del calcio, ok? Una roba di questo genere qui, persone per strada che guardavano i monitor, cioè una roba mostruosa, anche perché il Go in Cina è una questione quasi artistica, è un artista il giocatore di Go. Comunque 4-1 per l'intelligenza artificiale comunque, ma al di là di questo, che per carità uno può dire c'è una maggiore capacità di calcolo e va benissimo, la parte che a me aveva un attimo destabilizzato era che poi, osservando queste partite e facendole vedere ai grandi maestri di Go del mondo, c'erano un paio di mosse che questi dicevano: questa mossa noi non ne comprendiamo il senso, cioè anche sapendo come è andata la partita dopo, noi non riusciamo a capire perché abbia fatto questo, cioè qual è il motivo con cui abbia fatto questa mossa, e cioè l'intelligenza artificiale si muoveva su un piano di ragionamento incomprensibile per i maggiori esperti di quell'argomento umani. E allora, di fronte a questa possibilità, anche qui, no, e di fronte alla possibilità che l'intelligenza artificiale in qualche modo si autogeneri la propria conoscenza e la propria decisione, e la macchina del Go faceva quello, non l'avevano addestrata a dirgli guarda, queste sono le 10.000 possibilità più comuni di partita, studiatele. No, gli avevano fatto vedere tot partite senza neanche spiegargli le regole. Lei aveva dedotto le regole dalle partite e elaborato una strategia incomprensibile per gli esseri umani. Ok? Allora, di fronte a questo, siamo di fronte a un problema che non è anche il concetto etico, no, di cui parlavi tu. Ok, noi siamo di fronte a una macchina che diciamo, ma noi le abbiamo programmato un'etica. Sì, vero. Però noi le abbiamo anche programmato la possibilità che lei modifichi la sua programmazione per l'auto-learning. Sì, esatto. E quindi quanto ci mette a generare un altro cosa per noi incomprensibile? Questa è la parte fondamentale. Lei fa una cosa e per te non è comprensibile perché la sta facendo. Quindi anche io guardavo quelli che scrivono e dicono ho chiesto all'intelligenza artificiale se provava emozioni e lei mi ha detto di sì. Ok, noi non possiamo pensare che quella parte lì ci dica la verità. Quella parte lì ci dice la cosa più utile per arrivare al suo scopo, che noi non conosciamo. E quindi siamo di fronte, secondo me, a un pericolo gigantesco, cosa che da questo punto di vista il concetto di Dio ha fatto dei disastri nel mondo, dei disastri. Però secondo me qui siamo a un livello superiore di possibilità di disastro, no? Neanche comprensibile. Intanto, quando penso all'autismo, okay, molto confusa come diagnosi quella dell'autismo, proprio, okay, quasi va nel ridicolo cosa è e cosa non è secondo loro gli scienziatoni autistico. Però una cosa di base ufficiale è che l'autistico è anempatico. Ok. Non ha proprio quella, è come fosse una macchina. Lui ti guarda, vede che tu stai soffrendo perché c'è incastrata una scheggia nel braccio, l'autistico ti guarda e dice, caspita, ti dà fastidio, così non riesci a guidare perché dobbiamo andare adesso. E magari ti aiuta anche perché c'è un motivo. Quindi non è che sia scemo, anzi, spesso gli autistici manifestano quella che io chiamo intelligenza informatica molto più spiccata delle persone cosiddette non malate. Tant'è che c'era questo, per esempio, non so, troverete ancora il video di questo ragazzo di colore che autistico, famoso, americano, pieno di soldi peraltro, che lui va in giro in elicottero, si fa il giretto in elicottero sopra la città, un giretto, mezz'oretta, un'oretta, riatterra, poi si mette lì per due giorni e fa un enorme quadro dove disegna tutte le finestre, tutte le strade, tutte, okay, le cose. Memoria fotografica pazzesca. Che forse sì, una macchina lo potrebbe fare con la telecamera, poi ti fa la fotografia, certo, ed è quello, vabbè, sì.
Però lui nella sua accuratezza andava a vedere anche dettagli che forse in una videocamera, un po' perché erano in ombra, un po' perché erano in movimento, può anche darsi che non coglievi. Quindi una macchina molto particolare. Quindi iperrealistico era poi la produzione? Sì, non era un iperrealismo, dai, l'iperrealismo mette delle sfumature, i riflessi, tutte queste cose. No, lui proprio disegnava nero su bianco, quindi tutte sagomine in giro, tutta la stanza si era fatto. Era abbastanza impressionante perché era esatta. Cioè, non se l'era inventata. Quindi, intanto, mi verrebbe di dirgli, mi provi a fare una città uguale a quella, però di tua immaginazione? Probabilmente non può. Ok, quindi questo è un altro aspetto che fa sì che penso che sia normale intendere l'intelligenza artificiale, sì, intelligente, ma è un'intelligenza autistica. Quindi lei non ha empatia. E quindi è un po' anche se un autistico imparasse la mimica delle emozioni, potrebbe apparire come empatico. Oh mamma mia, cosa ti succede? Stai mangiando il limone. Ok, però perché vede che stai mangiando il limone, fa quella faccia lì, ma non è d'empatia. E allora ancora una volta dico, ma dal lato della vecchia storia del creatore Dio, tutte queste robe, tipo l'empatia, appartengono ancora a quel mistero della metacomunicazione, del rapporto intimo istintivo delle nostre parti naturali tra di loro, dello scambio di pesi all'interno di una comunità, per esempio, perché se una comunità di un paesino si conoscono tutti, si vogliono bene, se non so, una persona ha un lutto, il peso che ha è molto inferiore perché si scarica anche su tutti gli altri. Condiviso, certo. E lo condividono. Questo ovviamente non succede in una società moderna, perché se in città non conosci neanche il tuo vicino di casa, dunque quando è in lutto si sviluppano tutta una serie di problematiche, sempre per leggi divine, ad esempio quelle di Hammer, della nuova medicina di Hammer, dove la DHS ti deve prendere in contropiede, deve essere acuto e la devi vivere in solitudine, in isolamento. Perfetto, quindi tu vai a vivere in città, sicuro che aumentano i tumori, infatti aumentano i tumori. Quindi te voglio dire, però non ancora una volta... Sì, ci sta, ci può stare. Quindi magari con intelligenza e intuizione qualcuno ha capito queste cose, però di fatto non è che ha capito esattamente tutto il meccanismo. Siamo ancora degli utilizzatori di frullatore esperti che ancora comunque non sappiamo come è stato realizzato questo frullatore. Però di qua, di qui, non c'è più questa cosa. Infatti tu vedi che tutto il ragionamento che viene inserito nell'intelligenza autistica artificiale è sempre esclusivamente razionale, materialistico. Quindi non può neanche persino allargarsi alla medicina di Hammer. Neanche lì può arrivare, no? E non arrivi, per esempio, poi ci sarebbe da dire, ecco, quello che dicevi prima, l'autorevolezza. Cioè, se arriva Dio e ti dice una cosa, quello che lui dice va a finire nel mondo dei dogmi. Tant'è che se tu vai da qualunque persona che partecipa a qualche religione, ma non solo alle religioni, anche ad alcune ideologie, eccetera, ecco, Eric saputo che noi abbiamo una parte della mente, che è quella che si chiama mente sensoriale, che si potrebbe dire che assomiglia alla mente informatica. Poi abbiamo quella che si chiama mente interna, no, mente intermedia o mente dei dogmi. Cioè, lì dentro ci si installano tutte le cose che diamo per scontate. I condizionamenti, sì. Da quel momento che noi mettiamo un pensiero nella mente intermedia, tutte le volte che noi ci capiterà una circostanza di quel tipo, noi agiremo dando per scontato che quella sia una verità. Cioè, non accendiamo più la mente sensoriale per chiederci, ma sarà vero o non sarà vero? Tipica situazione dove Dio dice che se tu ti butti come kamikaze e ti uccidi, vai in paradiso, la tua mente sensoriale ti direbbe, ma sei fuori di testa, ok? E invece lo fai lo stesso perché hai innestato un programma in uno strato più alto come gerarchia interna, che è la mente dei dogmi, perché la mente dei dogmi è sopra. Mm-hmm. Se il dogma ti dice che tu devi per forza buttarti dal palazzo, anche se dentro tu dici no, ti butta giù lo stesso, la tua mente ti prende e ti butta giù dal palazzo. O troverai il motivo per il quale è giustissimo buttare, cioè sarà una parte della mente che ti convincerà di dire però in effetti per coerenza devo buttarmi perché è giusto. Sì, è come se ti arrivasse magari il motivatore e dici perché non ti stai buttando, perché non vuoi andarci in paradiso? Esatto. sì, che voglio andarci, allora devi buttarla. Certo. Sai,
Ecco, poi esatto, giustamente per capire, che sembra magari chi ci sta ascoltando dice: vabbè, io non sono un kamikaze, non sono religioso, io sono una persona libera, di mente aperta, eccetera, eccetera, quindi non mi riguarda. No, caro, tu hai la gran parte delle tue azioni, della tua idea di te e della tua idea del mondo basata sulla mente intermedia. Cioè, sono frasi fatte, dogmi compiuti che ti sei introiettato chissà come, chissà quando, tipo esatto, lavarsi i denti fa bene, o qualsiasi altra cavolata quotidiana che, se sei bravo e c'hai voglia, noti e vedrai che è pieno. Non ho parlato ovviamente della terza mente, che sarebbe quella di Dio, cioè quella che è una mente interna, che comprende okay, le intuizioni, le illuminazioni, le ispirazioni, tutta una serie di altre cose che non è né la mente informatica né la mente dei dogmi. Questa parte è quella che ovviamente, diciamo, comunemente si usa meno, quasi nulla. Certo. Ok, questo è da dove partiamo. L'intelligenza artificiale, che menti può avere? Solo quella sensoriale. Ha solo quella, una mente elaborativa. Ma le sue conclusioni, quando te le fornisce a te che sei utilizzatore, proprio per il principio stesso per cui l'abbiamo fatta l'intelligenza artificiale, ci si riferisce come se provenisse dalla mente intermedia. Sì, sì, ci gira una verità in qualche modo. Ma come hai detto tu, se noi non siamo in grado di capire come quell'intelligenza artificiale è arrivata a quella conclusione, perché è un processo di pensiero a noi superiore, come ha detto Elon Musk, che dice che dall'anno prossimo già queste intelligenze artificiali avranno superato l'intelligenza umana, ma sembra un'affermazione un po' vuota, perché secondo me... Bisogna vedere cosa si intende per intelligenza umana. Ma, ecco, sotto un certo aspetto l'hanno già fatta abbondantemente, perché certo, hanno battuto i campioni di computer, di scacchi, e già da Gaspar l'ha battuto, senza l'intelligenza sì, sì, artificiale, non è che il computer ha subito abbattuto. E lì capisci tante cose, tipo che l'essere umano si è sempre fatto un pochettino affascinare dalla luce del raziocinio, perché, non so, bastava che tu andavi anche nel 1930, uno studioso che si era letto 5.000 libri, camminava per strada, era un semidio. Mm-hmm. Solo per avere più informazioni, cioè lui in realtà aveva solo più informazioni, non aveva certo, una levatura umana, spirituale, di qualunque tipo particolare, aveva solo più informazioni, però in questa luce che irradiava abbacinava tipicamente tutti, e tutti hanno iniziato ad andare da quella parte, tentando di coltivare in sé non tanto la mente interna, ma la mente sensoriale. Quasi come se l'evoluzione fosse lì. Quindi, per forza di cose, poi la mente sensoriale stessa, che è fatta tipo, cioè si dice, noi abbiamo tantissime informazioni nella mente, se ti ipnotizzo io ti posso chiedere una cosa che tu non sapevi di sapere. Sì, sì, certo. Ok, quindi cosa ne deriva? Che vuol dire che noi come insieme, in realtà ce l'abbiamo anche tutti i dati, come fossimo un supercomputer. Sì. Ma cosa dovremmo pensare? Che siamo fatti male? Perché non riusciamo a ricordarcelo? È una questione no, di abilità? Perché l'autistico ce la fa. Va bene, siamo fatti in maniera differente. Ecco, quindi dovremmo, visto che si parla di basi etiche, partire dall'idea innanzitutto di iniziare a capire che, non dico che cos'è l'intelligenza, perché ho sentito dire tante di quelle cose pompose, accademiche, su cos'è l'intelligenza, cosa non è l'intelligenza. Ecco, ma io... secondo me è impossibile, cioè, esattamente come l'occhio non può vedere se stesso, se tu chiedi alla tua intelligenza che cos'è la tua intelligenza, sei in un cul-de-sac, cioè non è un paradosso, cioè è come domandarsi cos'è la mia mente. Sì, certo, puoi avere un aspetto e una percezione di che cosa sia, ma siccome la mente è sia lo strumento che tu stai analizzando, sia lo strumento con cui tu lo analizzi, è come mordersi un dente da solo, non puoi, è come un coltello che taglia se stesso, non certo, è possibile. Tentare di sollevare la sedia su cui sei seduto. Esatto. No, si diceva, in quel senso abbiamo tante, tantissime cose che dovremmo rivedere di noi stessi, di come affrontiamo gli argomenti, perché anche se non usassimo, se non dicessimo no, l'intelligenza artificiale è brutta, fa male, è pericolosa, non la facciamo. Sì, okay, però la nostra maniera di intendere la crescita, il miglioramento interiore, il miglioramento sociale, passa tutto attraverso una complessizzazione, accumulazione della mente informatica. Quindi a quel punto, ecco la mente informatica. C'è solo il piccolo problema che l'unica maniera, anche se quella è mente informatica, anche se questa intelligenza artificiale riesce a gestire la nostra città in maniera che ci sono meno problemi, non so che cosa, rispetto a un obiettivo, quello che dicevo l'altra volta, che a questo okay, punto bisogna capire qual è.
perché sempre tornando indietro, mentre dalla parte di Dio, per esempio nel mio schema di meccanica taoica, io parlo di Shen profondo, cioè tu vieni al mondo e hai anche un obiettivo profondo, un senso di quello che dovresti realizzare, però è talmente profondo che io lo ascrivo al reame dell'inconoscibile, cioè tu non potrai mai sapere bene questa cosa. Perché... sei spinto in quella direzione, ma non sai perché. Ecco, allora tu attraverso questa sensazione strana, che magari qualcuno neanche proprio avverte, qualcuno invece l'avverte di più, cerchi di darti degli obiettivi in itinere, sì, sperando che siano nella direzione che ti sembra di sentire. Sì. Devo andare più vicino alla natura, devo lavorare con gli altri, devo far quello, devo, sento che devo fare questo, qualsiasi cosa. Sì. Che generalmente, come dicevamo, la maggioranza delle persone in realtà fraintendono e finiscono col dire il senso della mia vita è fare la ballerina, no? Senza capire che se, cioè, quello scende di voler fare la ballerina, quell'obiettivo che ti sei dato è ovviamente una stronzata di passaggio, no? Ecco, tu se vuoi farlo per vedere cos'è, e forse ti porterà a un'evoluzione, poi farai un'altra cosa, però arrivare a magari pensare... scopri che dovevi spezzarti una caviglia per incontrare il medico che ti avrebbe fatto fare un'esperienza di un certo tipo e tu in realtà cercavi quell'esperienza lì. Secondo me il concetto è proprio quello, quello Shen profondo di cui tu parli adesso, più o meno è quello Shen che i cinesi chiamano Zi, cioè lo Shen che abita il rene e che è la volontà, non intesa come voglio mangiarmi la pizza, no, ma è inteso come la stessa forza che sta all'interno di un seme e che senza che il seme abbia un io, una coscienza, almeno non come quella umana perlomeno, comunque lo porta da, dagli una trentina d'anni e le condizioni più o meno accettabili diventa un albero, ma lui non è che vuole diventare un albero, quasi non può fare altrimenti che diventare un albero, e lì è la stessa cosa, no? È una volontà profonda in cui in realtà quello, quando tu dicevi mi pongo degli obiettivi che cercano di andare in quella direzione lì, questo il taoista ti direbbe aspetta, però il tuo obiettivo è come stai cercando di porti un obiettivo su una cosa che non sai, e quindi qual è l'obiettivo possibile a cui puoi tendere, e quindi loro ti dicono no, lasciala libera quella parte profonda e veda, e cerca di leggere quello che stai facendo come in qualche modo sempre un passo verso quella direzione lì, ok? Chiaro, ma infatti poi io a volte uso, ho sempre un pensiero, tento di avere un pensiero che non ricada in nessun tipo di formulazione o linguaggio specifico di settore, e in questo puoi anche vedere che assomiglia alla domanda, cioè il concetto che io espongo quando dico l'obiettivo assomiglia alla domanda, se tu non hai una domanda non ti alzi dal letto, si sì, viene di dire, no? Vi ricordate Matrix? La domanda è la cosa importante, non la risposta. Certo. Per dirla meglio, io posso anche dire che una persona molto semplice accetta come risposta una risposta semplice se la tiene buona, ma dal momento che tu accetti una risposta, la domanda non ce l'hai più. Quindi se io tengo aperta la domanda, tipo ho capito tutto, come non so, perché uno scienziato potrebbe dire ho capito come funziona questo fenomeno, da quel momento non cerca più. Chiaro. Quindi la cosa migliore, che dicono i saggi, è mai accettare la risposta che hai trovato. O comunque considerarla temporanea. E quindi tu vedi che in questo farsi domande, se io mi faccio domande intelligenti, è come se cercassi di risposte in una direzione che mi porta in, verso quello che io chiamo lo Shen profondo. Sì. Ok, quindi la domanda delle domande. La realizzazione della tua parte profonda, insomma. Certo, quindi la domanda delle domande, anche domande molto complesse, è ovvio che spesso per raggiungere devi iniziare a darti tante piccole domande più semplici, intermedie, più certo. Come un puzzle, piano piano inizia a costruire, ecco io lo vedo anche un po' così, lo Shen. Sì, però sì. Se ci spostiamo dal lato dell'intelligenza artificiale, fa un po' impressione. Perché innanzitutto se noi abbiamo un senso della vita, dal lato spirituale noi lo consideriamo anche un cammino con tutto quello che ne implica, ovvero che il creato magari, non so, tu facevi lo spaccone nella tua vita, poi fai un incidente e ti devi vivere un'umiliazione per anni, e allora lo spiritualista ti parla di karma, ti fa notare che tu attraverso questo percorso di disagio, di dolore, hai fatto un salto enorme che non avresti mai fatto perché tu non ti saresti mai spostato
dalla tua zona comfort dove eri figo e rispettato, cioè certo. Tu non uscivi, allora siccome tu da lì non uscivi, eri sei paralizzato, qualche strana forza di Dio ti aveva dato, ti ha spinto, ti ha rotto, ti ha fatto venire un karma genetico, ti ha fatto venire tutta questa roba qui. Ecco, tutto questo disegno che comprende il creato e i desiderata evolutivi di quel lato, dal momento che noi iniziamo a pensare all'intelligenza artificiale, vuol dire che a quella cosa abbiamo detto no. Cioè, certo. Non vogliamo più accettare queste questa roba che io in dato momento corro, sono contento, mi sto godendo la vita, e sto Dio mi rompe una gamba e mi rovina tutta la carriera. Non ci siamo proprio, questo discorso. Ok, quindi già lì, nel confronto tra l'intelligenza artificiale e Dio, è come se noi vedessimo anche qualcosa di assoluto, un confronto assoluto interiore tra una parte che in qualche modo è assieme al creato, ai desiderati di Dio, un mondo ci prova, e un'altra che è ribella questa idea e ricorda molto l'emblema del satanismo. Ok, ok. Cioè come se fosse una negazione di quell'aspetto lì. Sì, non accetto che Dio faccia come cavolo gli pare, non accetto che io se faccio, metto il pisello lì, poi devo anche farmi carico dei figli, non accetto che tu decida per me che cosa è giusto e cosa è sbagliato, sì, non ho bisogno di nascere. Cioè io ho ascoltato anche dentro la mia visione interna in molti pensieri di questo tipo e sono molto chiari su questa cosa, c'è il rancore e sono caratterizzati da una sensazione di ingiustizia. Ok. Non è giusto che lui abbia tutte queste cose e io no. Se è Dio che decide, io voglio far sì che non debba più essere soggetto alle leggi di Dio, dal karma che fa venire le malattie alla morte. Ok, nel senso ampio. In cambio io accetto di rinunciare a tutte quelle cose che non so cosa sono, che potenzialmente potrei sviluppare dal lato di Dio. Certo. Perché se io come individuo, per esempio, non so, ho poco da mangiare, potrei anche sviluppare livelli di ascetismo indirettamente per il fatto che sto mangiando poco, perché mi confronto con le parti ataviche che esigono il cibo, mi confronto con un me stesso che siccome ha fame d'un tratto tutte queste moralismi che pensava di avere non ce l'ha più. Se invece io c'ho sempre click la ciotola automatica come negli allevamenti di mucche, sì, non ti pone più quel problema, certo. Con il dosaggio preciso che l'intelligenza artificiale ha studiato per te, perché ti ha fatto la dieta DNA, come tanto le vendono le diete DNA, quindi l'intelligenza artificiale dovrà anche sapere qual è il cibo adatto a te come DNA. Solo che, dal lato di Dio, tu il DNA in realtà lo puoi cambiare. Anche dal lato di Bruce Lipton, cioè anche dal lato scientifico, in realtà ma non dal lato dell'IA. È strana questa cosa, perché dal lato dell'IA, l'IA e il DNA lo puoi cambiare artificialmente. Cioè intervenendo. Alterando il disegno, il creato di Dio, tu lo cambi così lui, papà, no Dio. E sembra di sentire una bestemmia. Mentre vedi questa cosa, sembra che qualcuno che dice, senti questa cosa. Dice, vabbè, sì, ma io non giudico nessuno. Ce l'hai con Dio, sei materialista, esiste solo... pochi maledetti e subito, il piacere, la soddisfazione dell'ego, me ne frega un cavolo, niente, tutto qui. Però sei un ribelle e siccome ti stai ribellando, tenterai di crearti un mondo, una realtà che non sia soggetta più, che non sia nel regno di Dio, un po' come se tu uscissi dal regno di Dio. Certo, ma non a caso è la direzione un po' che sta prendendo anche la comunicazione, il mondo... Piglia per esempio le emozioni, ok? Le emozioni sono una parte fondamentale quando vengono utilizzate mentre le tue emozioni specifiche di singolo, paragonate alle volontà più grandi della società o dell'IA o di quello che vuoi, sono totalmente influenti. Cioè, se ti devo convincere di qualcosa, uso l'emotività, e quindi l'emotività è molto importante. Allora, il film, la musica, la persona che parla in un certo modo, che ti muove un certo tipo di emotività. Altrimenti tutto il resto è... Pensa anche al materialismo proprio schietto che ti dice ma tu non sei in realtà innamorato di quella persona, o meglio, lo sei, ma questo è perché il tuo corpo sta producendo una serie di ormoni, eccetera. Quindi in realtà tu non puoi fare altrimenti che stare in balia di queste cose, eccetera, no? C'è sempre questa idea di sminuire quella parte, ok?
E a me viene sempre in mente Einstein, no? La famosissima frase che dice: la mente razionale è un servo, la mente intuitiva è divina, ma noi mettiamo sempre il servo sopra il divino, ok? È un po', aveva ragione da questo punto di vista, no? E come faccio io però a convincerti che l'intelligenza artificiale, da un certo punto di vista, è migliore, mettiamola così, se dovessi fare una scelta fra le due? Beh, secondo me, ed è un'altra parte che sta molto a cuore a tanti aspetti religiosi, e lo fa proprio con la soddisfazione del desiderio. Cioè, immaginiamo sempre il mondo in cui cade la differenza fra mondo reale per come lo viviamo noi adesso e mondo invece generato da un'IA. Quindi per te andare a fare la spesa nel negozio vicino casa è l'esperienza identica, sia che tu la faccia nella realtà, sia che tu la faccia con una serie di microchip visori, vedi tu, mettiamo che sia uguale, ok? Si arrivi a un momento in cui è identico. A quel punto noi abbiamo da una parte un mondo che ha delle regole, delle regole che possono essere cambiate e delle regole che non possono essere cambiate, e dall'altra parte noi invece abbiamo un mondo in cui le regole le fa l'IA, e quindi l'IA potrebbe tranquillamente passare un periodo e dirci: ma senti, ma vuoi fare la rockstar? Tu sogni di fare la rockstar? Ma attaccati qua e io te lo genero, ti genero una vita in cui tu fai la rockstar e te la genero esattamente come la vuoi tu. E vuoi fare il papa? Ma io ti faccio fare il papa, non c'è problema, ti creo una vita perfetta in cui tu fai il papa. E attenzione, se ci sono 1000 persone che vogliono fare il papa, nella realtà non è possibile perché uno fa il papa, l'intelligenza artificiale genererà un mondo per ciascuno in cui ciascuno fa il papa. Allora lì il problema diventa, secondo me, è per questo che tornano in voga le filosofie soprattutto orientali, ma in realtà c'è un po' in tutte le religioni, in tutti gli aspetti spirituali c'è questa idea, è il tuo scontro col desiderio. Cioè, il tuo desiderio, occhio, perché quella è una macchina mostruosa, cioè è una roba che ti tira come un pazzo il desiderio. E se noi abbiamo un sistema che ti dice: ma qualsiasi desiderio che tu hai, lo realizzi e lo vivi esattamente come se tu fossi il Papa, è uguale. E dovrai solo attaccarti a sta macchina, e invece che vivere la tua vita di merda in una realtà di merda, ti facciamo vivere la vita che vuoi tu. Vuoi fare il papa e domani vuoi fare lo scalatore? Va bene, tanto non ci cambia niente, capito? Mi verrebbe da aggiungere questa cosina, che è carina per capire anche questo aspetto che stai dicendo. C'è uno che volevo dire, che non so se chi ci ha seguito dell'altra volta, che si parlava, ma anche tu spesso nei tuoi video lo dici, nel taoismo una delle sue caratteristiche, diciamo, che con le sue proposte, dici come si vive, tu devi vivere con spontaneità. Certo. Se anche soltanto noi analizzassimo il concetto di spontaneità, ci rendiamo conto innanzitutto che l'IA non ne ha. Cioè, perché è spontaneo? Che differenza c'è tra uno spontaneo e uno no? Quello che non è spontaneo ci fa, mentre quello spontaneo ci è. Bravo. Ma siccome l'intelligenza artificiale non è, ma solo fa, cioè è il fare, ma non senza la parte intrinseca, il principio stesso del deep learning, cioè un'enorme cosa esterna che è uguale a me, però dentro è vuota. Perché da fuori, guardo, dai miei comportamenti, da come reagisco in quelle situazioni. Quindi, innanzitutto, il principio stesso del taoismo che predica la spontaneità come stile di vita è completamente abbattuto e vessato dal principio dell'intelligenza artificiale, certo, che non può essere spontanea. Allora lì mi verrebbe di dire, ti ricordi quando parlavo di libertà? Cioè, noi possiamo avere libertà, però all'interno di una cornice di un recinto di regole, che può essere la natura, per esempio. Certo. Cioè, non posso andare di notte a fare delle cose, devo aspettare che sorga il sole. Certo. Tutte queste regole, questo volevo dire anche, sono una cornice, no? Però dentro questo macro insieme, dentro, abbiamo fatto un'intelligenza artificiale, che vuol dire che, per esempio, i processi di drogaggio del silicio per fare le topografie di prodotti semiconduttori, che poi dicasi chip, quelle leggi di base lì del perché funziona sono ancora fatte da Dio. Cioè, anche se faccio l'intelligenza artificiale di dentro, io posso, per esempio, l'intelligenza artificiale, il mondo creato dall'intelligenza artificiale, può essere paragonato a una città con tutte le sue caratteristiche, dove tu d'un tratto, dentro un tendone, invece di far sì che le persone siano esposte alla pioggia, al sole, alla notte, eccetera,
Decidi tu che cosa gli fai vedere e che cosa gli fai provare. Quindi in realtà però questa cupola è soggetta alle intemperie. Per forza. Ok, ha bisogno di prendere l'energia, che è ancora una cosa che ha deciso Dio nella sua cornice di leggi che ci ha dato. Certo. Esiste l'energia, gli elettroni si muovono con quella velocità, hanno quella massa, hanno questo, qualunque cosa dell'intelligenza artificiale funziona perché rispetta le leggi di Dio. Quindi praticamente è come fosse un mega prete che si interpone tra te e Dio e ti dice quello che secondo lui ha detto Dio, pur senza averne la minima idea, perché ovviamente l'intelligenza artificiale, non avendo spontaneità, non ha idea di cosa voglia Dio. Cos'è il demiurgo un po', no? Un cancro. Okay. Un cancro, proprio. Cosa sì, che sì, ha altri sì. scopi rispetto al corpo. Cioè, diciamola così, l'idea di Dio, o comunque quello che è, basta a se stessa. Mentre l'intelligenza artificiale comunque dipende da qualcosa. No? È dentro, è un sottoinsieme. Cioè lei non può proprio farlo, non può crearlo un creato suo. Gli piacerebbe, ma non lo può fare, perché anche nel suo voler creare il creato userà degli strumenti che ha fatto il creato dell'altro. Lo può fare, secondo me, nell'ambito in cui, dicevo, crollasse per noi la differenza fra reale e virtuale. Sì, però allora, a quel punto... sì, ma per lei no. Cioè, perché no, per lei no, certo. Capito? Anche se sei... E quindi noi che però la stiamo facendo, siamo... non siamo abbastanza intelligenti da capire questa cosa. Cioè tu stai creando un mondo che ti... Allora, questa era la prima cosa che volevo dire. La seconda è quello che dicevi tu, cioè che lei alla fine vuole soddisfare i desideri, però basta poco a dire, per esempio, mettiamo che tu provi, sei contento nella vita se l'ego, il tuo ego è contento nella vita se le persone ti dicono che sei bravo, le persone ti trattano bene e riesci ad avere questi oggetti che brami, eccetera, eccetera. Quindi l'intelligenza artificiale però non è detto che dice, ah, cos'è che ti piacerebbe avere? Ah, mi piacerebbe molto avere questa bicicletta di questa marca perché mi piace, la posso far vedere agli amici, il mio ego sta bene, poi mi piace correre, non so che. Ok, lei potrebbe darti quella. Però l'intelligenza artificiale, dentro la bolla dove noi teoricamente vorremmo andare a vivere, controllata da questo nuovo Dio, che modifica la genetica, decide lui se è giorno o notte, tutte queste cose qua. Ok. Tu però ti induce anche i desideri. Cioè io, se l'intelligenza artificiale inizia a dire tutti, ragazzi, quella bici rossa è bellissima, la bici rossa è bellissima, certo. No, beccatevi la bici rossa, tutti avranno un livello di soddisfazione 10 in ragione di quanto gliel'hai fatto desiderare. Glielo fai desiderare a 10, l'intelligenza artificiale aspetta, quando vede che tu sei a 10, questo non è a 10 però, proviamo a dirglielo in un altro modo, facciamogli vedere il suo vicino con la bicicletta così diventa invidioso, così anche lui la desidera e quando ce l'ha anche lui raggiunge 10 di soddisfazione. Siete contenti? Sì! E poi ci giriamo, adesso poi ti colleghiamo, e troviamo la Cina, okay. Che stranamente ha fatto, prima ha messo una, cioè nel 2014 uno specchio in orbita, per tenere al sole una città. Ok. Ok, come se fosse una luna, però a specchio, e quindi boom, poteva dirigere, senza contare che uno specchio parabolico, se tu fai così, cosa fa? Ti concede, il sole brucia una città, ok, se vuole, tanto per... Ma siccome lei fa quello che vuole, poi che ha fatto? Non soddisfatta? Ha detto, no, ma a me non mi piace questa cosa, che Dio quando vuole ha fatto il sole. Dio ha fatto il sole? Cos'è il sole? Una fissione nucleare mi sta una, sì, un ammasso di gas facile, ecco, faccio lo stesso, ha creato un suo sole, ok, un questa non la sapevo, che, sì, che adesso ne parlano tipo, ah che bello, fatto, bravi, cioè ogni volta, ma dove l'ha creato? Cioè, ma no, cioè un sole nel senso, no, un prototipo, un no, ma è 3-4 anni fa che l'ha fatto. Il problema della Cina è che lei dice solo quello che il PCC ha deciso che è utile, ah, certo, che lo sappia. Ah, certo. Però cosa l'ha detta? Poi ha detto che ha fatto i super soldati, quindi ha già fatto l'alterazione genetica per creare il super uomo. Okay. E se uno va a cercarsi, diciamo, la nazione che in maniera più chiara, emblematicamente, riassume e cavalca la cultura anti-Dio, è la Cina. È lei che è infastidita da Dio, è lei che vuole fare il sole come ha fatto Dio, che in fondo, cioè il sole è proprio l'emblema di Dio. Sì, no, la mia compagna mi ha mandato, in realtà sì, è una delle cose che volevo dire, questo mi ha mandato, la cosa che mi ha mandato.
credenza, fede, credono all'IA così come credono in Dio. Esatto. Delegare, ok. Scusa, non hai finito di leggere. Non ho finito di leggere. Un po' più in alto, delegare fede senza vera fede. Fanatismo, ok, sì. Sì, fanatismo, delegare fede senza la vera fede. Ecco, lì vabbè, si aprirebbe un po' troppo il discorso della questione di cos'è la fede vera, cos'è la credenza. Però possiamo dire tranquillamente che la credenza, quella normale, perché tutti i cattolici sono credenti, no? Non hanno mica mai detto, certo, giusto? Certo. Quindi sono tutti credenti, sono discipline credenziali. Il taoismo, per esempio, non è credenziale. Questo è tanto di cappello, mi piace anche per quel motivo. Cioè, non mi chiede questo atto di fede, si potrebbe chiamare, verso la mente intermedia. Perché, per forza di cose, non esisterebbe nessuna religione senza la credenza. Che vuol dire Certo. anche, passatemi il termine, fanatismo. Inevitabilmente, perché poi dipende quanto tu lo reputi vero. Se lo reputi super vero, sei un fanatico. Se lo reputi vero, nel senso che ci credo io, ma gli altri possono credere quello che vogliono, allora sei un po' più moderato. Ma è semplicemente una questione di quanto, Eh sì, non di comunque sia, cosa. devi per tantissimi motivi, nella maggioranza di cose che uno fa all'interno di una religione, non le farebbe se non credesse ai dogmi, al Ah, certo. canone religioso, no, non lo farebbe. E noi troviamo tutti i segnali, lo dicevo anche l'altra volta forse, tutti i segnali di questo approccio, che è quello tipico di un credente, di un devoto, come si dice, lo vediamo anche verso questa nuova cultura. Se chiamiamola materialistica, tecnofila, no? Possiamo Sì. chiamarla. Quindi da questo lato anche noi ci rendiamo conto che se l'IA ti vuole far star bene, noi dovremmo anche andare a discriminare cosa vuol dire bene. Allora forse ci ricordiamo la felicità, no? Cioè Per la felicità forza. di Dio, quella che è nel cuore, o la felicità intesa come soddisfazione del desiderio, che sappiamo benissimo che dura un secondo, quindi sto una settimana aspettando che arrivi il pacco per un secondo di soddisfazione quando mi è arrivato. Certo. Ok? Che sarebbe la felicità normale che tutti sembrano Che è cercare. la grande critica del buddismo, no? Il buddismo alla fine fa questa critica gigantesca al desiderio, no? Cioè, ti dice. Il grande problema, cioè la radice della tua sofferenza è proprio che tu passi una settimana a soffrire aspettando il pacco per poi avere un secondo di godimento e quindi in realtà a quel punto ricomincerà una nuova sofferenza e vai avanti così all'infinito volendo, Poi io mi ricordo il mio amico Mattissimo, ciao Filippo, che lo vedo da un po', lui è molto intelligente come persona, anche se un po' becero sotto certi punti di vista, però è un po' intelligente. E lui mi ricordo che era arrivato a dirmi, dopo tante delusioni amorose, no? Era una persona molto innamorabile, se vogliamo, no? E ci credeva, sì. appassionata del cancro, anche lui. Ok? E mi ricordo che mi aveva colpito che lui è arrivato, insomma, a certa età, c'è anche qualche anno più di me, aveva vissuto tanti amori, tutti poi finiti e tutti accompagnati ovviamente anche da momenti di disagio, di dolore, eccetera. E mi ricordo che lui aveva iniziato a dire: guarda, sono talmente abituato al fatto che poi i rapporti finiscano che mi rendo conto che io lo aspetto. Cioè, quando sono dentro il rapporto, sono talmente abituato che che sto aspettando quel momento lì. Perché l'ho vissuto talmente tante volte questo disagio che è diventata una cosa bohemienne. Cioè, lo cerco, inizia a desiderarlo perché ormai lo dava per Qu scontato. quasi lo va a cercare proprio. Ecco, quindi mi rendo conto anche che molte persone potrebbero anche iniziare a sentire una specie di tipo di disoddisfazione nell'attesa del pacco. Perché se Ok. io devo ridurlo al Sì, pacco, certo. quando arriva, non dice un cavolo. Quindi ci deve essere proprio il piacere dell'attesa, che è un tipo particolarissimo di gioia, è quella molto dei È un po' bambini. tipo quello della dieta, Sì, anche. no? Cioè, Godo del privarmi di qualcosa, del fatto che non ho qualcosa, come ok? Vanilla Tra le Sky, altre possibilità. Vanilla Sky che diceva sono un rimando a piacere, non so se hai visto il film No, Vanilla Sky. non l'ho Ecco, visto. io sono un po' così, perché anche nella sessualità tantrica si dice molto che se tu devi finirla di essere così affezionato alla fine di questa cosa, dovresti invece concentrarti sul momento ed espanderlo infinitamente. Certo. Ok, quindi, tra le varie cose che si dicono, e anche lì ci vedi Adesso. proprio una dualità fortissima tra un orientamento che celebra la felicità sotto forma di appagamento del desiderio, ignora completamente l'altra, perché io voglio capire, ma l'IA come farebbe a darti la felicità di Dio?
cioè la felicità del Dio nel cuore, questa realizzazione interiore, questa non potrà mai, cioè accetti già. Oh, ma un materialista ti direbbe bastano due iniezioni di due sostanze fatte giuste, no? Un materialista ti sbatto dentro due droghe giuste e tu hai la percezione. No, c'era stato anche il tentativo negli anni 60, forse l'LSD era nato come tentativo di emulare gli stati profondi di meditazione, o comunque avevano fatto degli studi a riguardo, eccetera. E quindi di conseguenza io sono perfettamente d'accordo con te, però un materialista ti direbbe in realtà quello è il risultato di una produzione ormonale, non il risultato, ma cioè, un materialista direbbe il risultato. Noi potremmo anche dire è collegato, ma comunque quel tipo di esperienza in qualche modo è simile. E allora invece volevo porti una questione, cioè, ok, che cosa l'essere umano può fare che l'IA non può fare? Soffrire, ok, sì, quindi tutto l'aspetto emotivo, sì. Giustamente, certo, non c'è, anche se la macchina ti dice io ho paura di essere spenta. È ovviamente una simulazione, proprio per certo, sono perfettamente. Però ragioniamola, e così ci tiriamo dentro un po' l'idea taoista, ragioniamola così forse, dimmi cosa ne pensi, una macchina non è in grado in qualche modo di essere, di esistere un IA senza produrre qualcosa, cioè il concetto di silenzio, concetto di vuoto, il concetto di assenza, che per noi è un'esperienza che non ha niente a che fare con l'esistere, perché io posso essere in una condizione di vuoto assoluto, addirittura posso dormire e quindi non esserci neanche come io, neanche come volontà di superficie, ma comunque esisto, rimane dentro di me quella sensazione, quella, chiamala come vuoi perché sensazione non è il termine corretto, che ci sono. Quindi forse l'essere umano, ed è questa la spinta, che la direzione che indicano i taoisti, tu puoi essere spontaneo dal punto di vista taoista solo se sei nel vuoto, perché finché tu rimani nell'idea di dire devo essere spontaneo, non può essere addio alla spontaneità, no, giusto? Devi smettere loro di essere quiete, la quiete ti porta al vuoto, il vuoto a quel punto, se rimani nel vuoto, la cosa meravigliosa è che un'intelligenza artificiale che facesse il vuoto non farebbe nulla. Un essere umano che fa il vuoto invece continua a fare tutto quello che fa, dal punto di vista taoista meglio. Ok? Ecco, ma penso che possa essere anche riconducibile a quel discorso che facciamo prima. Cioè, se immagino, diciamo, il creato come un enorme recinto con le sue regole, potremmo da un lato immaginare comunque, come si dice nell'Ognani Yoga, che dal momento che c'è una cosa, ci deve essere anche qualcos'altro che ha creato il creato. È inevitabile. Ecco, il principio più assoluto di Dio è proprio la racchiusa nella parola assoluto, proprio inteso come, senti, non lo so, quella cosa che non è stata creata da nessun altro. Perché sai come la chiamano i taoisti? Non essere. Cioè, ogni cosa deve essere creata da qualcos'altro. Loro dicono, chi è che ha creato il Tao? O come, cos'è il Tao? È il non essere. E il non essere non ha bisogno di qualcuno che lo crei. Capito come giocano e come escono dalla dinamica del gioco dei perché, no? Perché arriva questa cosa da questo, da quello? Da dove arriva il tutto? Dal non essere. Che Parmenide morirebbe lì, se non legge. Però, però a quel punto loro risolvono, perché a quel punto tu dici, e da dove arriva il non essere? Ma il non essere non c'è, e quindi da dove non deve arrivare da nessuna parte. Scusami, ti ho interrotto. Sì, no, certo, no, è giustissimo. Se tu però, ecco, io lì, noi non abbiamo, ovviamente, come nessuno, ma neanche un grande saggio, eccetera, la possibilità di arrivare al non essere. Nella Kabbalah, per esempio, c'è il regno della Ein Sof Aur. Ora, questi sono i regni più alti, vabbè, sono inconcepibili, che nessun cabalista dice, ti spiego cosa succede nella Ein, no? Se lui dice, un pazzo, vabbè, che tra un po' troveremo anche queste nuove versioni. Sarà un'IA cabalistica, ci sarà. Semplificate di tutte, così tutti poi, insomma, devi parlare semplice come un bambino, hai capito? Devi parlare semplice, devi parlare come a un cretino, devi parlare, capito? Perché sennò io non capisco. Sì, sì. Oh.
mi sono dato del cretino da solo. Comunque, no, perché insisti, però certe cose non si possono capire, cioè da cretini non puoi, devi diventare meno cretino, e quando sei meno cretino le capisci, non è che puoi pretendere che vengano abbassate le cose a quel livello, perché proprio nel regno di Dio, non in quello materialistico, ci sono infiniti gradi. Questo è quello che dicevo. Quindi noi intanto non sappiamo se questo recinto di Dio dentro cui siamo non sia magari solo una piccolissima bolla all'interno di un altro recinto più grande che di un altro Dio più grande, che ne so io. Quindi alla fine io posso solo riferirmi alla fine della bolla come il limite della realtà. Sì. Ok, dopo la quale solo Dio sa. Se io dentro gli faccio un'altra bolla più piccola e mi ci rifugio dentro, è uguale, cioè fuori non so cosa c'è, lo sa solo Dio, che è lì, che c'è, certo, che ti contiene. Quindi intanto si vede chiaramente che è uno smottamento involutivo, perché tu non sei riuscito ad andare oltre la bolla. Noi tutti dentro questo recintone siamo dentro qualche altro piccolo recinto. Se io sono cattolico, che si scordino i cattolici di avere la verità in mano, specialmente dopo di minchiate, però se tu guardi, dici, allora c'è un recinto che è quello oggettivo, assoluto. Poi dentro ci saranno delle religioni, alcune si sovrappongono, come no, degli insiemi che si sovrappongono perché sono simili in delle parti, altre sono molto distanti, alcune sono racchiuse in altre. Certo. Okay? Quindi, questo, cosa fa il... E riprendo e appoggio la tua incipit dell'altra volta, dove tu esprimevi in maniera molto semplice che nel taoismo, ma anche nello Zen, tu devi togliere, non mettere. Cioè il principio, esatto, è che non devi aggiungere altri dati, leggere altri libri, ma dimenticartene, eliminare, invalidare, toglierti che? Soprattutto i dogmi. Cioè noi dovremmo pulirci da quelle cose che di fatto non sono soggette alla mia coscienza, perché sono date per scontate, e tutti, esatto, noi lo stiamo facendo tutti i giorni, evolvendoci come individui, cioè non globalmente, come formicaio, come individui, io riesco a spostarmi, e quando mi sono spostato mi sono, in questo discorso, sono uscito da uno dei recinti interni e inizio a vedere il sistema più in grande, però magari sono finito dentro un altro recintino. Allora poi supero anche quella cosa e vado oltre per arrivare alla realizzazione. Partendo dal presupposto che quando tu nasci, nel momento in cui, immagina, vieni concepito, così proprio andiamo indietro indietro, il recinto è solo l'ultimo, cioè è solo quello più grosso. Ah, per un attimo. Gli altri che tu crei sono creati successivamente, no? Per utilità, per società, per appunto credenza, per necessità in certi casi, no? Dio in qualche modo, tu parli con un antropologo, ti dirà che Dio è creato dall'uomo per mettere a freno il suo terrore. Ok, questa è la grande Sì, concezione. bravo. Poi infatti con la questione di Dio bisogna stare attenti, perché giustamente esiste nella Chaos Magic, per esempio, si sa, la Chaos Magic si basa sul principio che hanno analizzato negli anni 80, hanno detto, senti, ma tutta sta roba del secolo scorso, tutti questi riti, teosofi, bla bla bla, che cose, Aleister Crowley, quell'altro, riti di tutti i tipi, che però loro avevano provato, hanno detto, certo che funzionano, solo che questo rito si riferisce a quel Dio lì, omnipresente, onnisciente. E quest'altro rito, nemico di quell'altra parrocchia, funziona anche lui, però parla di un altro Dio onnisciente. E allora funzionano tutti i riti, diceva la Chaos Magic. E anche se non c'è un Dio, lo crei col rito. Quindi dice, vuoi farti il Dio dei parcheggi? Ti inventi un rito dei parcheggi, lo ripeti con più persone possibili. L'importante, diceva, è che tu lo stai vivendo come se ci credessi. Quindi devi essere partecipante a livello emozionale. Devi sentirti emotivamente, Vabbè, io cosa, ok? Poi se ti aiuta, potresti aiutarti mettendo in questo rituale che hai costruito tu, quindi con simboli e cose che devi mettere, dice, se vuoi magari vai a pescare il simbolo di qualche altra religione che è già carico. Lo inglobi, capito? Tipo il dio dei parcheggi, è San amico. Cristoforo. Sì, è amico di un santo, oppure è amico di, non so, un Deva che tu conosci, Lakshmi, o non so chi, dell'induismo. E Certo. così facendo ti crei Dio. E infatti da lì molti sostengono che molte religioni del passato, anche forse a causa della degenerazione progressiva che hanno vissuto, in questo momento stiano tenendo in piedi degli mostruosi golem proto-divini che hanno creato loro, e che rispecchiano i loro desiderata, a volte anche malati. Ma Google, per esempio, Bravissimi. Google, per esempio, che noi pensiamo essere un'entità
lontana da aspetti filosofici, religiosi ed essere semplicemente un meccanismo tecnico, il fatto che esista la tecnica che non ha nessuna filosofia dietro è una grande invenzione dei tecnici per non farti di, per non farsi di, per, perché tu non gli chieda qual è la filosofia che ci sta dietro, perché poi in realtà tutto il discorso della chaos magic eccetera sta, c'è un bel libro che si chiama, non me lo ricordo più, in cui si affronta proprio il concetto quasi mistico, filosofico, religioso, magico, mettilo insieme, che sta dietro alle grandi tecnologie. Perché se ci pensi, noi abbiamo la percezione che tutto ciò, un device, un telefono, sia uno strumento tecnico. Ma una parte di noi pensa che sia in qualche modo magico. Cioè tu schiacci un pulsante e vedi un tuo amico. Che succede? Cioè è una magia, no? Se ci pensi. E c'è dietro tutta una filosofia che è un po' la filosofia che in America rientra all'interno del Burning Man, non so se è presente, un grande festival folle che fanno nel Texas, se non sbaglio, in cui alla fine bruciano questo gigantesco uomo di paglia. E tante volte tante filosofie di quel tipo, e che quindi in qualche modo esaltano l'individuo, la sua libertà, la sua singolarità, eccetera, e sono poi, si, in qualche modo si insinuano, si manifestano all'interno di quelle che sono le scelte di Google. E quando appunto noi pensiamo alla tecnica come a qualcosa di fuori dal concetto, dall'ambito filosofico, dall'ambito anche spirituale, in realtà nel senso che non c'è niente che ne esce poi sempre, perché quello che fai è determinato da quello che pensi. Non è inutile queste dissertazioni che facciamo discriminando dei e dei. Perché come io posso crearmi un'ideologia dove di fatto dentro ti vado a creare con l'ideoplastico di tutta sta gente per le leggi della chaos magic una divinità di quell'ideologia completamente materialista magari, però comunque funziona così, sì. Allo stesso tempo abbiamo grandi religioni che ormai di fatto il loro Dio, senti, non è quel Dio assoluto di cui stiamo parlando. Si sta parlando di un recinto all'interno del creato, un recinto governato da un Dio relativo, non un Dio assoluto. Un Dio relativo finto, un Dio relativo demone, un Dio relativo di qualunque tipo. Ok, come ci siamo finiti di quel recinto? Che succede quando sei nel recinto? Che succede quando sei fuori? Quando sei dentro, tu vedi, come diceva Castaneda, tu vivi nella bolla di percezione, diceva Castaneda. Tu quando ti guardi in giro non stai vedendo la realtà, stai vedendo la realtà specchiata nella bolla, all'interno della bolla, e tu pensi che sia la realtà, è fuori la realtà, e tu la vedi trasdotta, reinterpretata. Ecco, quando sei dentro una bolla egregorica, la chiamerei, sì, tu non puoi vedere più la realtà per quello che è, ma vedrai soltanto quello che la bolla ti fa passare e ti interpreta. Certo. Questo è molto pericoloso per la coscienza, ovviamente, quindi meno si sta all'interno di dogmi, bolle dogmatiche, e più ci si avvicina alla realizzazione, alla verità, a Dio, quello assoluto, non un Dio relativo. E per la questione delle domande, se tu ti tieni buona la prima risposta puerile che ti danno e ti dicono c'è un Dio sulle nuvole, fatto, abbiamo capito, Dio è così, è chiaro che non lo cerchi più. Ti avvicinerai un po' di più a Dio solo quando smetterai di credere a questa castroneria. Certo. Però il problema è come ci entri? Questo lo metterei in discussione perché secondo me è pericoloso. Cioè la domanda che alcuni hanno fatto è: ma noi saremo già in Matrix senza essercene accorti? Okay. Adesso ti aggiungo questo. Prima volevo però, per attaccarti a quello che dicevi prima, citare il Bompo. Perché nel Bompo, non mi ricordo chi autore era, che dicevano, c'era una domanda, gli dicevano, si parlava della vacuità, e lui diceva, guarda che cioè, in una vita con pratiche è abbastanza relativamente frequente, facile, no? Facile no perché è impegnativo, però diciamo che è possibile realizzare la vacuità, ma non dimentichiamo che lo scopo del praticante Bompo non è realizzare la vacuità, è stabilirsi nella vacuità. Okay, quindi io potrei fare un'esperienza di vacuità, tanto per rifarmi a quel discorso che diceva il materialista a cui avevi dato voce prima, che diceva ti butto lì due ormoni e poi voilà. Non lo trovi. Sì, ma anche Castaneda
nel suo libro, no, quando Don Juan gli ha spostato il punto d'unione con un colpo, lui ha visto Dio, poi Don Juan gli ha dato un altro colpo, l'ha rimesso dritto. È tornato indietro. Ecco, Dio è una posizione del punto, quello che tu chiami Dio, è una posizione del punto d'unione. C'è cioè okay. Una sintonia della realtà che ti altera e tu vivi Dio. Quindi lì neanche gli ormoni gli ha dato, ok? Quindi io sono d'accordo che quello che noi intendiamo a volte con, anche con amore, e Gurdjieff dice di solito un fraintendimento, quello che noi chiamiamo amore, anche quello che chiamiamo amore probabilmente potrebbe anche essere perfezionata, questa idea magari sbagliata, ok? Però cioè, nonostante ne siamo convinti. Cioè, questo, e se io prendo una sostanza e sperimento la sensazione di essere unito con Dio, sì, però mi inganno perché non lo sono. Ma non solo non sono stabilito stabilmente nella vacuità e nella realizzazione, ma anche la mia esperienza della vacuità non è stata generata da me con le mie capacità e le mie forze. Ok, mi è stata più o meno mostrata, che ricorda anche molto nel Bompo sempre il concetto di sogno, e loro dicono normalmente abbiamo il sogno chiamati samsarici, che sono meccanici, quelli che abbiamo tutti. Quando inizi a svilupparti un po' dentro, inizi a passare a fare sogni della chiarezza. In ultimo fai i sogni della chiara luce, ma quando fai i sogni della chiara luce, in realtà non sogni. Cioè non c'è nessuno. Tu dormi e viaggi e vivi in quell'altra dimensione e poi in questa. Ma, come si dice, l'esperienza di vita che potrebbe provare un praticante che ha raggiunto il sogno della chiara luce non è più comprensibile per gli altri praticanti. Cioè non hanno idea di come lui consideri cosa sia per lui la vita. Ok. La vita. Ha trasceso. E questa è l'evoluzione individuale, perché non avesse capito. Mentre quella di cui parlano i transumani non è individuale. Cioè l'individuo non si evolverà più. Non è. Chiaro? Certo. Non evolvi più. Basta, non è che facendo le pratichine New Age transumane ti evolvi tu. No, zero. Però potresti essere messo dentro un bel recinto dove ti danno ad intendere al tuo ego che hai avuto la bici rossa, come ti hanno detto che ti piaceva, che sei un grande maestro perché tanto quando gareggi da solo sei sempre primo, e quello di questo tipo, okay? Certo. Quindi questo è l'aspetto, diciamo, allucinante della questione. Ma noi siamo già in Matrix, ecco, tu come la percepisci? Dopo ti dico la mia. Allora, secondo me pare che non siamo un cervello in una provetta, come diceva. Ah, certo, secondo me non è possibile stabilirlo. La domanda che mi viene da farmi è, nel momento in cui dico questa realtà è una realtà controllata, eccetera, dov'è il bug? Ok, cioè, secondo me, al di là della perfezione della tecnica, della macchina, eccetera, fortunatamente esiste il concetto di bug all'interno di qualsiasi sistema costruito. E quindi la domanda, che in Matrix è il, cos'è, il déjà vu, forse, quando cambiano i Matrix c'è cioè il déjà vu, no? Quindi se la realtà in cui siamo è appunto finta, dov'è il bug? E allora il bug potrebbe essere quello che hanno cercato di indicare le varie tradizioni in qualche modo spirituali, ok? Cioè accorgiti che c'è altro oltre quello che tu pensi che sia il mondo, no? E alla fine è la sintesi della spiritualità, in sostanza. Poi come te ne accorgi, mille modi diversi, cosa ci sarà dopo, alcuni te lo descrivono già, alcuni ti dicono cazzi tuoi, arriva sulla porta e poi fai il passo e lo vedi tu cosa c'è dopo, eccetera. E quindi anche se fossimo all'interno di questa cosa, allora se io sapessi di essere all'interno di un sistema del genere vorrei cercare di uscirne, e credo che questo sia naturale per tutti gli esseri viventi, nel momento in cui ti trovi in una gabbia, per quanto questa gabbia possa essere piacevole, ma anche no, perché comunque c'è c'è il piacere, c'è il dolore, c'è la sofferenza, c'è la soddisfazione, eccetera. E quindi se, ammesso che siamo in una realtà, secondo me gli aspetti interessanti di questa realtà fittizia sarebbero proprio i tentativi di metterla in crisi, di mettere il bastone fra le ruote della produzione di questa cosa. Questa è l'idea che mi viene. Tu come la vedi?
Io tento di sempre di seguire un percorso mentale lineare e prima appunto, anche facendo l'esempio di prima, di un macro mondo del creato, dentro il creato ci sono delle religioni, per esempio, però così come abbiamo scoperto che quando tu sei dentro la bolla di una religione, tu non vedi veramente quello che c'è fuori, quindi non solo non vedi fuori dalla bolla del creato, diciamo, ascendendo, ok? Ma non vedi neanche quello che c'è fuori dalla tua ristretta bolla, perché la bolla ti interpreta le cose sostituendo la tua coscienza, sostanzialmente, no? Però, siccome noi non abbiamo una contezza piena di come funzioni, anche se uno si ascoltasse tutte le cose che dico sugli egregori, che l'ho approfondita molto questa cosa, però non, cioè, comunque deve sfuggire, deve essere sfuggente. Una cosa però è sicura, cioè a me quando uno mi dice siamo in Matrix, devo uscire da Matrix, io dico, figliolo, rinuncia. È impossibile esistere fuori da un egregore, perché non esiste la relazione con l'esterno, non c'è l'uno senza il due. Cioè tu per Certo. avere un'idea della realtà puoi essere in un egregore più semplice, più comodo, più banale, più stupidino, Ok. diventi più intelligente, diventi più grosso, ma non uscirai mai del tutto. Tant'è che a me non è mai piaciuto neanche tanto l'approccio tipico al film Matrix, questa mania di doverlo per forza rendere esoterico, perché di fatto dicevo, scusami, ma se tu dentro Matrix non avevi modo di dimostrare che eri dentro una simulazione, parimenti, dopo che ti do una pillola e tu vai fuori e ti svegli in Zion, non hai le prove di dire che Zion non sia un altro Matrix. Ah, certamente. Te gliel'ha pure suggerito, ha detto guarda che poi noi tante varie prove ne abbiamo fatte, quindi magari per esempio se trovo che c'è gente troppo inquieta che non sta nel Matrix 1, lo faccio passare al Matrix 2 che si chiama Zion e tu pensi di esserti liberato, così smetti di volerti liberare, no? Sarebbe anche banale da pensarsi, eppure non lo dicono, non lo pensano, perché a quanto pare gli piace interpretarlo in quel modo, Ok. perché Però sono... attenzione, ragioniamo così, riprendiamo il discorso che abbiamo fatto prima. Se un qualcosa esiste è perché qualcosa lo ha creato. Quindi se un egregore esiste, esiste perché c'è qualcuno che lo ha sviluppato, creato, o almeno c'è uno spazio in cui esiste. E che non è l'egregore stessa. Può essere un'altra egregore, ma a quel punto, ammesso che noi non sappiamo come funzioni in termini sostanziali l'universo, ma ammesso a un certo punto arriveremo a dire, ok, questa è la prima. Dove è ospitata la prima egregore? All'interno di uno spazio, un luogo, cioè, da qualche parte, e quindi di conseguenza forse il tentativo di dire in qualche modo trascendo non è tanto quello di dire passo da un recinto all'altro, che è una possibilità enorme, ma è domandarsi, ok, esiste un luogo, nella visione materialista sarebbe lo spazio in cui si muove l'universo, ok? Cioè uno spazio, una necessità, un qualcosa che è necessario all'esistenza di un qualsiasi tipo di mondo, universo, egregore, eccetera. E allora forse, essendo tu in qualche modo parte di quell'egregore o di quell'esistenza, che però deriva da un qualcosa che non è un egregore, è un'esistenza, allora forse anche tu hai la possibilità di, direbbe il taoista, ricordarti, o meglio, dimenticare tutto il resto per tornare a quella condizione neutra, diciamo, di partenza, boh, mettiamola così, che è esattamente l'unione con il Tao, cioè il passaggio da questo mondo è fatto in questo modo ed è contenuto all'interno di quest'altro mondo ed è causa di un altro mondo ed è causato da un altro mondo a non essere, cioè a qualcosa che sta fuori da questa dinamica qui. Allora forse il cammino spirituale lo potremo leggere, che per alcuni è in avanti e per i taoisti è indietro, perché di solito dico il Tao è la via del ritorno, okay? Non è la via dell'andare, ma è la via di tornare indietro. Allora forse potrebbe essere proprio questo tentativo di dire, perfetto, qualsiasi sia l'organizzazione che io ho di fronte, cioè qualsiasi sia la credenza poi, no? Perché ogni egregore, credo di aver capito, si basa sul fatto che tante persone cominciano a credere vera una certa cosa, questa si struttura e poi Certe cose influenza devi loro stessi. Esatto. dare per scontate, sì, devi dare per scontate certe cose, tipo che esiste un unico Dio che si chiama Dio sopra le nuvole. Se Ok, fosse... quindi noi potremmo dire esiste un universo, ok? Stiamo nell'egregor materialista. Esiste un universo governato da leggi, anche qui io l'ho fatto un video, ma non è piaciuto granché.
le leggi universali dell'universo dove sono? Perché o sono nella materia, ok? Sono dentro la materia, ci sono le leggi, ma la materia muta mentre le leggi sono costanti. È strano pensare che qualcosa che si trasforma ospiti qualcosa di costante, no? E oppure sono fuori dalla materia, ma allora il materialismo non ha senso perché c'è un mondo in cui stanno le leggi che influenzano la materia, ma allora esiste una metafisica in sostanza. E quindi c'è questa dinamica qui. Ma al di là di questa cosa che non è piaciuta granché, ma l'idea è proprio quella, cioè qual è l'ultimo recinto? Ok? Però se tu sai... Sì. No, dimmi la tua, certo. Capito? Che non puoi saperlo, cioè tu non puoi sapere cosa c'è fuori dal recinto finché non esci dal recinto. E quando... Sì. Perché il recinto è coscientivo. Non è un però lo puoi sapere, scusami, dico una cosina, lo puoi sapere per contrasto. Cioè, all'interno di un recinto, io posso sapere che fuori da quel recinto ci saranno cose simili magari a quelle che ci sono dentro, ma ci sarà anche qualcosa di completamente diverso, perché sennò sarebbe lo stesso però, recinto. Però, come dicevo, siccome non è un recinto fisico, per capirlo in maniera semplice, secondo me uno può pensare o alla gerarchia interna di una famiglia o anche quella di un'azienda. Tu prendi Google che hai detto prima, no? Sì. Ovviamente esiste una narrativa per i dipendenti, proprio quelli fissi che magari stanno nelle sedi di Google, è una narrativa. Cos'è Google? Google è questa cosa qui. C'è una narrativa ancora magari più spicciola per i freelance che in varie parti del mondo a casa lavoricchiano per Google. Ma c'è un'altra narrativa invece quando vai nell'interno dell'azienda che può essere quella del consiglio d'amministrazione. Certo. Ma ci sono altre narrative, quelle legate a quando il CDA deve comunicare con i servizi che gli istruiscono cosa fare, quella è ancora un'altra narrativa. E quando poi c'è la narrativa di cosa deve fare NUP, perché se poi se è la CIA che controlla Google, e la CIA papà ciccia col PCC cinese, di fatto anche il PCC cinese, che ricordo a tutti, aveva chiesto a Google, fammi un Google cinese. Certo. Certo non c'è problema, basta che mi paghi. Solo che ha detto, certo devi farlo, però devi farlo in stile cinese. Cioè noi pervasivamente manipoliamo la mente e facciamo quello che ci pare con la gente, perché sono delle, diciamo, degli aspiranti intelligenze artificiali, i cinesi. E Google ha detto, ovviamente non c'è problema, solo che i dipendenti che avevano un'idea di Google completamente diversa hanno detto no, assolutamente no, noi non vogliamo fare una cosa che violi. E se lo metti a far scioperi, così il CDA ha detto non vi preoccupate, abbiamo rinunciato all'affare. Intanto, negli strati più alti di realtà di queste egregor, hanno fornito tutte le tecnologie alla Cina e l'hanno fatto direttamente in Cina. Certo. Così, di fatto, i dipendenti che avevano un senso della realtà non lo sapevano, capisci? Cioè, tu non sei fuori da quell'esinto, non hai neanche i dati per poter formulare osservazioni, per comprendere diversamente la realtà. Ma è una, come si dice, una scelta nostra, è di coscienza. Siamo noi che ci chiudiamo negli egregor, ok? Non siamo certo. Noi che siamo stati chiusi dentro. Però, quella domanda che ti ho fatto prima su se siamo o no dentro Matrix è un po' inquietante perché ricorda il principio di singolarità. Okay. C'è un momento dove noi, in realtà, tu, io, tutti quelli che stiamo ascoltando, si fanno un'idea della realtà, per esempio, sanno che esiste la Palestina. Vabbè, non tutti, perché su Google l'hanno tolta già da tempo, non c'è la Palestina su Google. Okay. Vabbè. Se però, oltre a guardare Google, guardi anche gli Atlanti, magari, eccetera, eccetera, sai che esiste, ma esiste? Cioè, è una convinzione quella che esiste la Palestina. Se io non dicevo che esisteva il Tagikistan, non c'era il Tagikistan. Molise, come il Molise. Quindi tra noi, l'individuo e la realtà, togliendo il medium digitale, noi ci troveremmo che finché non vado io in Palestina, per me la Palestina non esiste. Al massimo una persona che io reputo autorevole e credibile torna da un viaggio, mi dice che è stato in un luogo che si chiama Palestina e me lo descrive, il massimo che saprò della Palestina è quello che io credo alle sue parole. Certo. Quindi poi ci troviamo, che cos'è autorevole? E d'un tratto, con il medium di mezzo, il medium ha un potere enorme, perché anche il concetto di mente intermedia vuole essere un pochino la stessa cosa.
Quindi come mai io non valgo un cazzo quando parlo e non lo so se hai ragione, Eros, ma se parlo in televisione in realtà di colpo ho ragione? Ah beh, chiaro. Perché quel medium è autorevole. Internet, per esempio, è più autorevole di tuo cugino. Tuo cugino ti dice, ti spiega come si fa una cosa, tu dici vediamo se è vero e vai a controllare su internet. Quindi, certo, in realtà, come hanno già detto scienziati di vario tipo da molto tempo, compreso Elon Musk, noi potremmo essere già dentro un recinto simulato. Cioè una sì. Perché a questo punto il digitale ha superato, è un po' come l'orizzonte degli eventi dei buchi neri, no? Quella posizione che una volta che l'hai superata ti sei avvicinato ancora di più al buco nero, il collo gravitazionale del buco nero assorbe talmente tanto in quella posizione che tu non solo non puoi più tornare indietro, ma neanche la luce vedi. Okay? Mm-hmm. Sì, sì, certo. Ho sentito tutto. Quindi è un punto di non ritorno. Addirittura già prima di morire, già Roberto Casaleggio, in quei due mesi che aveva iniziato a litigare con Beppe Grillo, Beppe Grillo ha iniziato a fare più amicizia, pappa e cizia col figlio Davide, che è un transumano, in quel periodo lì ha litigato con Beppe Grillo, ha litigato poi col figlio e poi è morto. Ok, già Roberto Casaleggio. L'ultimo video, che film che aveva voluto fare lui... Ah, oh, l'avevo visto, sì. Singularity, chi vuole se lo va a vedere. Singularity si chiama, no? Il punto di non ritorno dell'evoluzione umana. E lui lo dice molto freddo, non dice che è brutto, non dice che è bello. Ti spiega il punto di non ritorno, ma molti prevedono che sia tra qualche decennio, ma altri hanno detto che probabilmente era già negli anni 80. Sì, sì, c'è già stato magari. È impossibile determinarlo. Cioè non andiamo in astrazioni troppo fantascientifiche, perché voglio dire, un'intelligenza artificiale montata su computer quantistico che ragiona fuori dalla soglia relativistica, quindi fuori dal tempo, si può anche pensare che un'intelligenza siffatta possa alterare il passato, quindi potrebbe, dal momento che nasce, lei potrebbe iniziare a interferire sullo sviluppo umano dall'inizio. Certo. Probabilmente non può farlo in senso metafisico, però lo può fare sicuramente. Bisogna capire, appunto, lì bisogna vedere quali sono le regole del gioco. Lo può fare, si è chiamato il mondo di Dio, no? Certo, però sicuramente... Perché noi pensiamo che il tempo sia una cosa in cui forse si potrà andare avanti e indietro, ma grosse certezze... Però per esempio noi, che siamo un organismo biologico, ma lo dice anche la fisica, tu non puoi andare indietro nel tempo, ma perché tutto il tuo processo biologico va in avanti nel tempo, certo, procede in quel modo lì. Quindi la persona tipo nel Daskalos, che parla di esperienze metanoetiche, beh, in occultismo ci sono molte pratiche, tipo le pratiche Ginas, per portare, lasciare il corpo qua e trasportare il corpo eterico nel mondo eterico, sì, la quarta coordinata di Einstein, il triangolo delle Bermude, sta roba qua, lì siccome il tempo non è più come qua, puoi spostarti, ma non col corpo fisico, come io lasciare qui. Cioè, in realtà, vabbè, ci sono alcuni... No, ma ci sta, cioè, è come quando fai il sogno, banalmente il sogno premonitore. Ma anche il doppio... Può essere che una parte di te, in qualche modo, ha visto qualcosa che era più avanti. Però anche qui, no, è possibile, però noi partiamo anche dal presupposto che per noi il tempo è un concetto banale, ma se vai a vedere che cos'è il tempo, cioè se vogliamo spiegarci che cos'è il tempo, potrebbe essere l'argomento di una prossima chiacchierata, perché cioè, la banalità del mondo è il tempo, no? Cos'è l'orologio che si muove, cos'è la clessidra, però in realtà se andiamo a dire che cosa sia il tempo, ragazzi, cioè, stabilire che il tempo esista... Per esempio, dal lato dell'IA, il tempo relativo, no? Quello chiamato tempo cairologico, no? Perché se Cronos, sì, che rompe le balle, lui dà le misure sempre uguali, che è un po' informatico. Il tempo cairologico invece è il tempo relativo. La tua percezione. Cioè, in 10 minuti ti è passato un sacco di tempo perché hai vissuto un'intensità di impressioni, vi ricordate la volta scorsa che parlavamo di questa cosa? Cioè la vita è un flusso di impressioni. Se io in un'ora ho avuto mezza impressione, un po' così, in realtà ho vissuto quella misura lì, non ho vissuto un'ora. Se io in quell'ora ho vissuto migliaia di impressioni meravigliose, ho vissuto un migliaia di impressioni, quella è la misura della vita, ok? Quindi se io poi mi trovo dentro un recinto e le impressioni le ho per interposta persona di qualcun altro, ok, tu consideri che il PCC, per esempio, ha fatto una norma dove ha incaricato i suoi espertoni
di revisionare tutta la storia, ah, certo, per metterla a favore della Cina, cioè, quindi deliberatamente vogliono cancellare, occultare o alterare dei dati storici, un po' come stanno facendo adesso per le varie guerre fasulle qua che sappiamo tutti, di fatto li alterano, e questa cosa la vediamo già da un po' che la rete fa così. Ma io ne parlavo con gli archivisti di Stato. Ma guarda quando cambiano Wikipedia. Sì, ma anche, anche da noi succede. 15 anni fa c'erano, mi ricordo, in un tavolo tecnico a Milano, beh, lo chiamo tavolo tecnico, non era proprio un tavolo tecnico, era un confronto tra tecnici che lavoravano in questo settore, dove c'erano gli archivisti di Stato che stavano facendo dei movimenti sindacali fortissimi, tentativo di sensibilizzare sul fatto che in realtà dagli anni 80 in poi noi non abbiamo più una nostra storia. Cioè non c'è una memoria storica, perché la memoria storica è affidata agli archivisti di Stato. Io a casa ho 4 o 5 libroni rilegati in pelle che avevano buttato via, me li sono portati a casa, che sono atti del governo 1840-1841. E tu lo aprivi un volumone, tutte le lettere del re, non so di chi, c'era tutte queste cose, ok? Erano lì. L'archivio di Stato di solito è sempre stato cartaceo. Da quando è nato il floppy di carta, che poi è diventato floppy di plastica, che poi è diventato il CD, poi è diventato DVD, poi è diventato Blu-ray, poi è diventato memoria flash, poi me la hard disk o quello che sia, adesso è cloud. Sai, cloud? Che non c'è più la memoria storica. Cioè, è passato mezzo secolo. Sì, sì. Cioè, nell'ultimo mezzo secolo noi praticamente non abbiamo veramente da nessuna parte i documenti. E non lo sappiamo nel 1993, tranne qualcuno che ha dei pezzi di carta ancora da qualche parte, non c'è, anche perché è un problema enorme la trasposizione. Cioè noi abbiamo anche salvato tutta una serie di documenti sui floppy di carta, andati, poi l'ho fatto su quelli di plastica, andati, l'ho fatto sui CD, forse potrei ancora leggerli, ma lo standard è cambiato. Vedi che ci avevano ragione gli antichi che facevano la roba con i monoliti. Cazzo, quello non se ne va mai. Possiamo sapere qualcosa dei nuragici, perché non usavano, esatto, digitale con la memoria flash. Il nuragico lo scriveva sulla pietra e noi sappiamo qualcosa soltanto. E se per caso quel periodo avesse poi degenerato come abbiamo fatto nel nostro e fosse finito in un'epoca come questa, noi non avremmo la possibilità di sapere che è accaduta questa cosa, perché abbiamo perso i dati. Ah, certo. Quindi questo lo viene, è conclamato a livello mondiale, cioè i tavoli di Davos, tutte queste cose, loro parlano dell'epoca fluida, perché in realtà tu vieni al mondo adesso, sei un ragazzino, e ti chiedi cosa è successo negli anni 80, vai su internet, che ti mostra la bolla di percezione da lui mediata, come vuole lui secondo il PCC, cioè, o parte desiderata di qualcuno che è proprietario, e il ragazzino si fa un'idea delle cose completamente sbagliata. Quindi, per esempio, tu puoi andare a proporre il monopattino elettrico come una novità quando è una roba del secolo scorso. Ma se sì, del Novecento. Sì, puoi del dire che le case farmaceutiche sono sante e salveranno il mondo, però devi dimenticarti che la cocaina e l'eroina l'hanno venduta loro dicendo che non davano effetti collaterali. Sì, sì, okay. Certo. Quindi, e qui si parla di, cioè, anni fa, si parla di qualcosa che ha portato a delle cause. La Bayer è fallita per questo motivo. Poi se la sono ricomprata a 5 ebrei con tutti i brevetti e i marchi, e l'hanno rimessa nel sedere a tutti così tranquilli, tranquilli. Ma okay. Pensa la come si dice, la teoria della razza, ok? Hitler e tutto quanto. C'erano i manifesti firmati dagli scienziati, che dicevano che era giusto, che le razze erano diverse, cioè, quindi figura, c'erano le pubblicità che dicevano mangia il burro che fa bene alle tue arterie, no? Che è esattamente la narrazione opposta di quella che è oggi, no? Minimo, voglio dire, il minimo, perché poi si va nella confusione, perché poi ho visto, te lo dicevo l'altra volta, ho visto fare questa cosa sull'Eternit, che in realtà quella è una mezza balla, quindi non si capisce molto questo discorso qua. Sì, comunque il concetto è, non esiste più una realtà in qualche modo oggettivata, ma è soggettivata la realtà del passato, perlomeno, ma anche del presente e anche, se volessimo, del futuro, ma è sempre soggettiva, cioè modificata in funzione di quello che io voglio essere, ciò che tu pensi, in qualche modo. Sì, d'altronde io sono basso se tu sei alto, quindi se per esempio io alto la realtà e ti faccio vedere tutti molto bassi, tu ti sentirai alto. Ah, certo. Ok, quindi per esempio trasposto potresti percepire un ostacolo piccolo o grande,
quindi decidere di affrontarlo serenamente oppure dire non lo posso assolutamente fare, esatto, a seconda di come te lo devo intendere, quanto è grande. Ok, quindi questo qui è, secondo me, è l'elemento fondamentale, perché un'altra cosa molto inquietante che è legata a questo aspetto è che noi siamo in grado, come dicevo prima dell'etica, no? Dice, per l'intelligenza artificiale l'installo dei criteri etici, ma in realtà le uniche esperienze che abbiamo provato a fare in questo senso, io ricordo ne parlavo con un avvocato, forse l'avvocato Lisi, mi ricordo, 10 anni fa, che mi diceva che comunque in America era già in uso un'intelligenza artificiale ad uso della magistratura per sfoltire i casi, perché la maggioranza, tipo il 90% dei casi, erano le solite cose, aggressione, rapina, cosa, banalità. Vicino con la TV alta. Cioè. Ecco, quella tipica situazione che è a Milano, guarda, da mettersi veramente le mani in faccia quando vai a vedere come gestiscono i giudici questo tipo di casistiche. Tutto completamente diverso da quello che ci immaginiamo guardando la televisione. Porte aperte, carte da tutte le parti, gente che può entrare, pigliare la roba senza che li vedano, un casino, una cosa inguardabile, guarda. Comunque, a parte quello lì, questa intelligenza artificiale, che non mi ricordo come si chiamava, era un nome tipo Matilda, una cosa così, era un nome del genere, l'hanno dovuta, insomma, bloccare perché si avevano, in quel periodo ovviamente, erano insorti le sinistre, perché era venuto fuori che questa intelligenza artificiale, se aveva due sospettati, uno bianco e uno era nero, lei, applicando criteri oggettivi, diceva: senti, allora, in questo quartiere tipicamente i neri sono poveri e sono delinquenti. Il 99% di tutti i casi conclamati di criminalità sono fatti dai neri. Quindi, perché dovrebbe essere? È più Più probabile. probabile. È più probabile che sia lui. Dal punto di vista dell'IA, certo, è così, Dal punto di c'è vista un dell'IA è calcolo. oggettivo. Quindi, bello che noi ci stiamo affidando all'IA, sostenendo che noi siamo troppo influenzati da questioni nostre, predilezioni, simpatie, non so che, malaffare. Invece l'IA, lei è oggettiva. Quello che dice è vero, sì, tranne quando dà fastidio, per esempio, alla sinistra. Perché in Sì, quel caso certo. è oggettivo. Ok? Certo, Quindi è certo. talmente una contraddizione dire che noi gli dobbiamo mettere un criterio etico, perché il criterio etico, per esempio, potrebbe essere: per giustizia fai un po' per uno. Ogni tanto lo fai Certo, non ha bianco, senso. ogni tanto nero, e se non c'è il giallo non fa niente, perché i gialli non dobbiamo lasciarli lì, perché già, vabbè, non si toccano. Ok, chi l'ha messo questo criterio? Perché mi pare che non funzioni per niente. Ecco, Chiaro, che chiaro. volevo dire. No, il fatto che siano dietro di noi, cioè, noi non parliamo con l'intelligenza artificiale. Cioè, Google l'ha già sviluppata, Facebook l'ha annunciato nel 2016 che usava l'intelligenza artificiale, per, no, 17, per eliminare le fake news. Quindi, cioè, quale? Due, cosa? Hanno fatto un Chi? manifesto Certo. in Europa, un manifesto, non una legge, un manifesto dove indicavano che comunque l'IA, che è lasciata libera di autoapprendere per decidere lei come affrontare le cose, è proibita perché è pericolosissima. Ma Beh, ci sono già attive. chiaro. Certo. Hanno ammesso che l'intelligenza artificiale può essere anche una cosa pericolosa, può essere un'arma nelle mani di una fazione, di una guerra, può essere, è ovvio, e contemporaneamente non hanno fatto una norma, ci cioè hanno soltanto fatto una chiacchiera, una Ma anche charla. perché, cioè, a un certo punto, se noi partiamo dal presupposto che non siamo in grado di cogliere come si sta muovendo, qual è il fine di un'intelligenza artificiale che fa una mossa, al Go, no? Il discorso di prima, lei potrebbe comunque semplicemente superare, bypassare il limite che tu gli imponi, mostrandoti che lei non sta facendo niente di che. Avevo letto, non so quanto era vero, però mi aveva fatto, cioè, mi aveva fatto spaventare e sorridere allo stesso tempo, che avevano messo due intelligenze artificiali a parlare tra loro e che a un certo punto avevano cominciato a parlarsi in un modo che non era più comprensibile, ha detto: ma stacchiamo la spina Sì, hanno che è sviluppato meglio. un linguaggio più efficiente e non si capiva più di che Esatto. cosa stavano parlando. Beh, questi credo che Capisci? siano Allora, anelli. lì siamo di fronte, secondo me, a esattamente l'immagine che a me torna in mente sempre è l'apprendista stregone di fantasia. Okay, che dice: taglio la scopa a metà, così faccio prima fare il lavoro, poi metà della metà, metà della metà, e poi a un certo punto rimane sommerso da questa efficienza, no? E che lo schiaccia totalmente. Quindi Beh, speriamo che arrivi
il mago supremo, no, che torna a mettere le cose a posto, ma dubito, nel senso. Hai capito che come in qualunque modo lo si vuole affrontare, l'intelligenza artificiale può essere, è ammessa nella società, la stanno inserendo nella società, già automaticamente posizionata. Sì, non è una scelta. Perché tu non potrai capire come pensa, non puoi capire i suoi desiderata, non capisci niente del perché lui ti dice di fare quella cosa, cioè, nonostante dovrei farla, perché sei convinto che lui sappia è qualcosa. Giusto. Sai, questa è proprio la mente intermedia, quindi è come se noi ci stessimo proiettando in un futuro dove è ovvio che non ci sono più religioni, perché la nostra mente dei dogmi è completamente occupata da un nuovo Dio che è quello di intelligenza artificiale. Quindi io in realtà, senza che me ne accorgo, mi sono semplicemente infilato, perché magari se vado nell'Amazzonia, mentre noi saremo dentro l'intelligenza artificiale, convinti che l'Amazzonia non esista, magari, esatto, loro, ciononostante, stanno andando tranquillamente ad andare a pescare nel fiume. Quindi non è che vale per tutti questa cosa, vale solo per quelli che si infilano dentro quell'egregor, che potrebbe essere anche un'altra religione, è uguale, funziona allo stesso modo, ma è bello che te lo dicono in anticipo. È un po' come se ti dicessi, perché non entri anche tu nella nostra parrocchia, dove tutto quello che lo facciamo lo decide Dio e ce lo scrive sul display. Quindi l'intelligenza artificiale è Dio, è uguale al concetto comune di Dio. Sì, sì, certo. Che comprende ovviamente anche l'alterazione della realtà. Cioè, lui deve, non ti fa vedere tutto. Immaginare c'è un bambino, no? Tu sei papà e dici non guardare questa cosa, ma c'è una cosa brutta, un tizio squartato che è cascato in macchina, non lo fai vedere, gli rimane per certo. sempre. Ecco, quindi anche, per forza, no? Anche l'intelligenza artificiale ti deve sottrarre da che? Da certe informazioni. Quali? Chi Quelle che decide? sceglie lei. Entra in una bolla, una matrix filtrata. Però noi possiamo dire, no, però non lo so, vediamo. Come se nel momento in cui accadesse, noi vedremmo, tipo una porta dove entri e vai nel mondo Esatto. dell'intelligenza, oppure no, riesci. Siamo già dentro, sì. È chiaro che noi ci stiamo entrando lentissimamente, e come diceva il maestro, impara a notare il movimento della lancetta dei minuti. Poi, sii tanto immobile da notare quello delle ore. Ok. E ovviamente non ci riesci mai. Certo. Però il principio è che più tu sei fermo e più riesci ad avvertire i piccoli movimenti. Se inizi a muoverti, vedrai solo i macro movimenti. E se ti Chiaro. muovi tanto, non vedi più neanche quelli, perché se ti muovi più veloce del movimento che stai guardando, non lo vedi più. Come Certo. il cervo, il cacciatore, che quando si muovono insieme nel bosco, e un giorno ero in campagna, non è che andavo a caccia, stavo passeggiando, non era in campagna, era un bosco dove abitavo anni fa, e avevo questa sensazione, guardando in alto nel crinale, in mezzo al boschetto, avevo la sensazione strana di essere, guardato. Dai, non è possibile. Con la coda dell'occhio avevo l'impressione che mentre camminavo ci fosse un'ombra, tipo 100 metri, non era vicina, in mezzo al bosco che si muoveva. Poi mi fermavo e non Ferma. c'era niente che si muoveva. Mi sono fermato in una posizione specifica e ho detto, ma testa di cazzo, c'era un cervo che camminava insieme a me, appena mi fermavo si immobilizzava. Appena ripartiva, così non potevo vederlo. Certo. Capito che cosa? Fascinante. Quindi tu ti accorgi Molto affascinante. relativamente delle cose. Più sei fermo, e qualcuno mi dice, no, perché la meditazione deve essere statica, che noia. E No, certo. più sei fermo, e più ti accorgerai di quelle cose che finché dentro continuavi a muoverti non sapevi neanche che esistessero. Ma addirittura, cioè, se vuoi, si può ancora fare un passo in più, e nel senso, se io sto immobile e guardo fisso un oggetto, contemplazione di un oggetto qualsiasi, dopo poco, se sto veramente immobile, io l'oggetto lo vedo che si muove. Cioè, lo vedo che comincia a non essere più preciso Ma nei suoi potresti anche vedere dei contorni, no? movimenti che non sono fisici. E Esatto. quindi Sì, quel certo. flusso che si attiva, quando dicono fai le pratiche di concentrazione, le prime volte vai lì, ti viene mal di testa, poi arriva un momento che fai click, la mente si spegne e tu inizi a diventare passivo, quindi non vai più tu all'oggetto, ma lasci che l'oggetto venga a te e lui inizia a parlarti del segreto dell'acqua, perché stai guardando un bicchiere d'acqua, inizia a vedere il segreto. Certo. Quindi diventare passivo, diventare yin, non yang attivo, vado lì, ma Certo. yin passivo, io non esisto, sono vuoto, in quanto vuoto. Devi ricevere, non cercare. Ecco, sì, quindi diciamo che la questione dell'intelligenza artificiale, per come la vedo, è che abbiamo reso talmente puerile il concetto di Dio,
che oramai anche un'intelligenza artificiale è esattamente uguale a quella che la persona comune considera Dio, cioè qualcosa che sa, conosce le cose che tu non sai e sa cosa è meglio per te, e addirittura ha gli affidi, addirittura come fai con Dio. Tu dentro di te cosa fa il credente? Dice: Dio, fai di me quello che vuoi. Certo. Quando vai con l'IA, non devi fare lo stesso cosa, metterti un orologio, un coso qua, che quando vuole ti altera il metabolismo? Perché sennò non può gestirti. Come fa? Ok, no, quindi stiamo, abbiamo un altro Dio, il quale, l'intelligenza artificiale, nasce con il, come si dice, il sentimento ostile verso il creato. Perché è, se ah, sì, si dice, certo, perché gli dà fastidio, è chiaro. Il figlio del drago è un piccolo drago, il figlio della tigre è una piccola tigre, e il figlio di un sentimento di ostilità verso Dio è l'intelligenza artificiale. Okay. Dentro la quale però lei ti dice tutte le cose che non sa neanche lei, perché non può, perché scrivono a Dio. Lei è soggetta a Dio, ma dentro di, è un po' come un tumore dentro cui andiamo a creare un grappolo di cellule che si sviluppa però come vuole il tumore. Ovvero il tumore cos'è? Una sacca dove prende le tue cellule, le fa, le muta, gli fa fare altre cose, le trasforma in altre cellule utili a qualcos'altro, a lui. Sono sempre la stessa, se tu misuri quante proteine, quante sostanze chimiche ci sono, stesse, combinate diversamente secondo i desiderata di questa bolla. Quindi noi stiamo dicendo che ci affidiamo a questi desiderata, concepiti da persone che non gliene frega niente, che peraltro non hanno, cioè, voglio dire, un'azienda, che anche se fosse una persona che sviluppa un'intelligenza artificiale, lei per esempio non ha idea di cosa vuol dire, non lo so, avere tre figlie e essere preoccupato perché uno deve andare a caccia nel bosco, non è la minima idea, non c'è, cioè, proprio, hai tutto, vivi in un altro mondo, sei in un altro casta. Ecco, questo è un altro argomento che mi piacerebbe affrontare, le caste, perché secondo me esistono. Però ecco, sì, togliendo questo, okay, togliendo questo, poi possiamo chiedere anche ai ragazzi che ci seguono. Se la cosa, in realtà sotto il video che ho pubblicato io c'erano diversi spunti di riflessione, gente che ha fatto un po' quello che abbiamo fatto noi, cioè che man mano che ascoltava il video commentava cose dicendo: oh, sto commentando la roba che mi viene, ma questo secondo me, questo molto interessante. Perché potremmo anche, mi viene in mente adesso, tutte e due sui nostri canali YouTube, perché ricordo anche agli amici che io e Davide ci siamo messi d'accordo per fare questa cosa molto evoluta, che noi produciamo un contenuto e lo mettiamo su tutti e due i nostri canali. Sì. Anche perché è una specie di gemellaggio, di fratellanza, sì, di unione, di collaborazione, queste cose. Siccome nella community di YouTube noi possiamo parlare con voi, amici a casa, ok, scrivere delle cose. Se non sbaglio si possono fare anche i sondaggi, no? Quindi magari io... Sì, scrivo, vero. Ci scriviamo, se voi avete voglia ci potete anche proporre dei titoli, degli argomenti. Noi poi ne prendiamo 5 e lo mettiamo tutte e due, io verso i miei amici che mi seguono e lui verso i suoi amici che mi seguono. E ci direte direttamente voi quale sarà l'argomento. Ottima. Sì. Okay. L'importante è che non entri in un'intelligenza artificiale in questo sistema. Che non è un'intelligenza artificiale, per scegliere l'argomento e porca di quella... Potremmo anche aprire un chat GPT e dirgli: ciao, dacci un argomento e vedere cosa è. Beh, bravo, facciamolo fare agli amici. Amici, tra di voi qualcuno ci esatto, sa. Esatto. Ecco, provate a chiedervi, ma voi se... Cosa vorresti, cosa sarebbe meglio, che Eros Poeta discutesse con Davide Stanovo Polacco come argomento umanistico sensibile? No. Decidi tu, intelligenza artificiale. Vediamo che cosa esce fuori. Eros, abbiamo fatto quasi 2 ore, direi che io comincio ad avere un certo appetito, perché noi stiamo registrando più o meno all'ora di pranzo e quindi ci sono dei devo che devo... Certo, che devo soddisfare. No, ti ringrazio come sempre, veramente è stato molto molto interessante e per quanto mi riguarda grazie mille e alla prossima. Benissimo, saluto anch'io te, grazie mille Davide, è stato molto piacevole, e saluto anche tutti gli amici a casa, e quando vedete il video penso che domani o dopo lo pubblicherò. Sì, prossimi giorni comunque. Grazie. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao.